E alla fine è accaduto, c'è stato il voto su Salvini, c'è l'autorizzazione, un voto del Parlamento contro il leader della Lega e vi daremo conto delle reazioni dei partiti, ovviamente, vi daremo delle opinioni, ovviamente, ci chiederemo se era giusto, ovviamente, e ci faremo la grande domanda: ma questa vicenda rafforza o indebolisce il leader della Lega? Ma per noi stasera puntata lunga, andiamo avanti fino alle 23.30, parleremo anche del caso Fontana e del mistero dei conti scudati, ma non solo, c'è un altro mistero che è degno di uno dei migliori romanzi di Agatha Christie e riguarda i banchi della scuola. Infatti sarà con noi come ogni giovedì la ministra Azzolina, le chiederemo conto di questo bando che è stato rinviato, Arcuri ha spiegato perché e per come, ma insomma, ma alla fine il 14 settembre sarà tutto pronto per riportare i nostri figli a scuola? Buonasera Carlo Calenda. Buonasera. Leader di Azione, eurodeputato, Pietro Senaldi, direttore di Libero, dalla sua war room che non che vediamo, che rappresenta le argomentazioni, ma ci sarà di sicuro, leghiste. Poi chi c'è ancora? Vedremo il sobrio titolo di Libero, no? Insomma, immagino. E poi c'è Eli Schlein, la forza emergente. E non so, eccola qua. E non so, Gerardo Colombo, sinistra. Francesca Mannocchi, insomma, gettate il telecomando, non avete altro motivo che guardare in onda, se non altro perché c'è anche Luca Telese. Restate inchiodati. È così, purtroppo. Giovedì 30 luglio, buonasera cari telespettatrici e cari telespettatori, nel giorno del voto al Senato su Matteo Salvini e il caso della Open Arms, la nave della ONG bloccata in mare per 19 giorni nell'agosto del 2019. Noi lo ricordiamo bene perché quei giorni eravamo lì in diretta a seguire esattamente questo caso. Parleremo di questo con Carlo Calenda, leader di Azione, eurodeputato. Buonasera, buonasera, benvenuto. Eli Schlein, eccola lì con una sontuosa libreria vera, non quelle che comprate voi a metro dal falegname. Ma vi lascerò nel dubbio. Anche su quello non ci sarebbe mai, nulla di male a comprare libreria dal falegname. Pietro Senaldi, direttore di Libero, invece con l'immancabile scritta, visto che si trova nella sua war room del quotidiano. Buonasera e benvenuto. E da buonasera. Di acciaio. E da Lampedusa la nostra Elena Testi, perché poi parleremo ovviamente anche di immigrazione. Ti trovi a Lampedusa, ci devi dare subito una notizia in apertura, che poi riprenderemo nel corso della serata, ma è importante perché sì. Che cosa sta accadendo? Sì, David, come vedete lì c'è la nave della Guardia Costiera che si è appena illuminata, ci hanno avvertito che ci dovrebbe essere un trasferimento di migranti, ora noi ci sposteremo e andremo a controllare se effettivamente stanno trasferendo i migranti, perché ricordo che in queste ore l'hotspot è comunque saturo, ci sono oltre 700 persone ed è necessario liberarlo perché qui a Lampedusa gli sbarchi sono continui, solo 8 nella giornata di oggi, da questa mattina fino alle 19 di questo pomeriggio, e la motovedetta della Guardia di Finanza è appena insomma partita per un pattugliamento, quindi in diretta vi diremo che cosa sta accadendo. Grazie Elena Testi, allora tra poco ci ricollegheremo con te, dacci tutti gli aggiornamenti del caso. Carlo Calenda, mettiamo subito le questioni bene in chiaro, lei oggi fosse seduto su quei banchi del Senato, per che cosa avrebbe votato? Per mandare Salvini a processo, sì o no? No, io mi sarei astenuto. E mi sarei... Che al Senato equivale a voto contrario, però. Sì, mi sarei astenuto per due ragioni. La prima, io ovviamente depreco come il modo in cui Salvini ha gestito tutta quella vicenda, penso che sia stata totalmente strumentale, anche se vuoi fare una strategia che io penso necessaria di contenimento forte degli arrivi, di chiusura della rotta, quella per intenderci fatta da Minniti, quel tipo di sceneggiate lì sulla pelle delle persone che stanno sulla nave sono terrificanti. E però c'è un fondo di ipocrisia totale, perché Salvini non era solo, faceva parte di un governo presieduto dal Presidente del Consiglio Conte, che è pur vero che gli ha scritto di sbarcare i minori, ma nulla ha detto sugli altri che stavano lì. E dunque l'idea molto italiana per cui tutto questo si possa dimenticare, addirittura i 5 Stelle se ne dimentica il PD, eccetera, eccetera, io la trovo francamente una scena piuttosto vergognosa. Dopodiché nel merito ovviamente è molto complicato dire se c'era un interesse pubblico, io personalmente ritengo di no, che non ci fosse. Quindi nonostante, questo è molto interessante la sua posizione perché è articolata, lei dice nonostante non vi fosse nessun interesse pubblico, che era il merito... Però lo ritengo io perché io ho una posizione che ritiene che quel tipo di attività sull'immigrazione non abbia nessuna rilevanza pubblica.
ma è una posizione oggettiva che si può definire come tale oggettiva? Qualcuno potrebbe dire, per fare un dispetto a Conte, Calenda salva Salvini. Adesso non voglio fare i titoli azzardati. Intanto penso che, vorrei essere molto chiaro, gli avversari non si battono nei processi, non l'ho mai pensato. Ma non è questo, penso che ci sia un principio invece di coerenza e di giustizia che in questo caso manca. Cioè, se quella è stata una decisione contraria all'interesse pubblico, l'ha assunta il Presidente del Consiglio con il Ministro Toninelli, con il Ministro Salvini, tanto quanto appunto il Ministro Salvini. E questo è evidente a tutti gli italiani. Dopodiché, lo ripeto, quel tipo di cosa che ha fatto Salvini per me è una cosa moralmente inaccettabile, inutile dal punto di vista dell'immigrazione, certo, e senza senso. Allora, io se posso aggiungo un'opinione ancora più radicale di quella di Calenda, cioè credo, ma in linea con la sua, cioè credo che Salvini abbia, lo abbiamo raccontato per tutta l'estate, abbia usato politicamente la vicenda degli immigrati, ma in questo momento è il leader dell'opposizione, quindi un voto politico che mette fuori dal gioco o avvia il processo il leader dell'opposizione deve anche prendere in considerazione che c'è un tema di agibilità democratica, andrebbe quasi amnistiato come fece Togliatti nel 1946 con gli ex gerarchi fascisti. Sentiamo però Pietro Senaldi. Però mi politicamente ho capito, non c'è il processo, fai già l'amnistia. Senaldi. Sentiamo Senaldi col dietro la testata di acciaio di Libero. Scusa, qual è il titolo di domani che già l'avrai fatto? Erano amnistiati. Questi titoli scritti con la frusta. Com'è il titolo di Senaldi oggi? Ma no. Beh, è molto semplice. Noi diremo che tanto per cambiare Renzi ha cambiato idea, Salvini va a processo e il miglior avvocato dei clandestini sono la sinistra, che è una cosa che è notoria ormai a tutti. Beh, mi pare un po' una, però scusi direttore, con tutto rispetto, mi pare una bella semplificazione, per carità, però diciamo il caso rimane, cioè qui, beh, attenzione, non c'è titoli una sentenza. Che non semplificano sono titoli sbagliati. No, però scusami direttore, per far capire a chi ci ascolta, il voto di oggi al Senato non è una sentenza, certo. Il Senato ha semplicemente detto che secondo le carte va processato, poi... E quindi va data l'autorizzazione ai magistrati a iniziare un processo. Quindi questo è un po' il punto. Poi si può discutere di tutto. Ma io non ho mai detto che è una sentenza, però, Parenzo. No, per carità. Io ho detto che Renzi ha cambiato idea. E questo è nei fatti, perché la giunta del Senato aveva votato per non processare Salvini. Quindi Salvini va a processo, e questo è infatti, e che la sinistra è il miglior avvocato dei clandestini, no? Perché è evidente, bene, quelli sulla open arms erano clandestini e la sinistra con questo voto li difende schierandosi contro quello che era il governo sostenuto peraltro anche dal premier Conte. Allora, alla fine di questo tu mi dici vanno dai magistrati, beh io ti rispondo beato a te che credi ancora nella giustizia in Italia. Ma no, ma per carità, qui io non voglio dire non credo allora, sia questo il tema. Elly Schlein è sicuramente fra coloro con un'identità fortemente caratterizzata a sinistra che in questa discussione avrà l'opinione più dritta, cioè immagino che sarà favorevole a questo voto e lo considererà positivo. Sì, sono favorevole nel senso che mi sembra che il Senato si sia espresso per dire quello che diceva prima Parenzo, cioè che non c'era un interesse pubblico che giustificasse la condotta. Dopodiché, fatemi precisare due cose. Gli strumenti della battaglia politica, ed è per questo che secondo me è importante il voto di oggi, vanno esercitati nell'ambito di quelli che sono i limiti dell'ordinamento costituzionale e delle leggi vigenti. Cioè non può valere il principio che qualcuno, per quanto sieda nei banchi del governo, per quanto un... abbia un consenso popolare sia al di sopra delle leggi e della Costituzione. Dopodiché il processo ci sarà, non è ancora stato fatto. Il processo ci sarà, non è ancora stato fatto. Quello che però su cui sono d'accordo con Calenda è che per quanto riguarda noi, analogamente, gli strumenti della battaglia politica verso gli avversari politici sono strumenti appunto di contestazione politica di quelle condotte e quindi non giudiziari, cioè la giustizia faccia il suo corso. Scusi Elly, ma cosa sarebbe accaduto? Cosa sarebbe accaduto se magari, che ne so, per un'altra questione borderline speculare fosse stato emesso un voto di maggioranza che colpiva invece un leader del centrosinistra? Che ne so, per un blocco, diciamo una cosa borderline, per un blocco di una stazione ferroviaria, sarebbe stato d'accordo se il centrodestra lo mandava a processo?
Se quel leader del centro-sinistra avesse violato la legge e la Costituzione, assolutamente sì, in modo analogo. Tra l'altro, mi faccia dire una cosa. La battaglia per la solidarietà europea non si fa sulla pelle delle persone bloccandole in mare, è anche un modo vigliacco oltre che incostituzionale perché viola i diritti fondamentali, si fa sui tavoli dove si discutono le leggi sbagliate che hanno prodotto le storture, per cui ad esempio il regolamento di Dublino, che è quello che fa sì che chi viene in Italia per chi viene in Europa per chiedere la protezione internazionale sia costretto a chiederla nel primo paese europeo dove mette piede. Io ai tavoli di discussione a Bruxelles, li ho partecipati tutti perché ero una delle relatrici di questa fondamentale riforma per il nostro paese se si vuole cambiare le regole europee sull'immigrazione e l'asilo. Io la Lega e Salvini, l'ho ripetutamente detto, non li ho mai visti. Allora è un po' strano che un partito così interessato ai temi dell'asilo e l'immigrazione non venga a quei tavoli dove si possono cambiare quelle norme favorendo un'equa distribuzione di richiedenti asilo in tutti i paesi europei, valorizzandone anche i legami significativi. Allora vi abbiamo dato un sontuoso antipasto e adesso con Luca Sappino ricostruiamo questa giornata, l'Open Arms Day. Oggi chi vota per mandare a processo Salvini fa esattamente quello che chiedeva Palamara. Siete dei parlamentari, non inginocchiatevi a Palamara. Lei stesso ha detto processatemi subito perché così processate il popolo italiano. Insomma, come megalomania non è male. Tu non blocchi l'immigrazione tenendo un barcone a largo. Tu aumenti i follower su Facebook, non blocchi l'immigrazione. El ex ministro del Interior ha aprovechado este debate parlamentario para volver a azuzar el fantasma de la migración. Speraba en un voto diverso da parte Italia Viva di Matteo Renzi. Diciamo, appena Renzi è intervenuto ha detto voteremo sì, la partita si è chiusa, il suo intervento era, diciamo, bello, guardi, ma inutile. Guardi, si correva dietro Salvini per vantarsi di essere a livello di Salvini. Ci sono dichiarazioni pubbliche di tutti i membri del governo e chi fa il giornalista lo sa. Perché all'intervista... Sta parlando ai 5 Stelle lei adesso, senatrice. Ma come no? Addirittura si accapigliavano perché pensavano che Salvini fosse quello che portava avanti la sola bandiera e dicevano no, vorrei intervenire pure io. Leggete i giornali oltre che scrivere. Voi scontate sempre il fatto che una volta sulle navi Salvini l'avete salvato dal processo. Cambiano le circostanze. Cambiano i governi, cioè prima eravate alleati. No, non è così. C'era un Salvini che si era completamente scollato, si era completamente sconnesso. Pure più di quanto l'avevate autorizzato a fare voi. Faceva tutto, era completamente fuori da un disegno governativo. E oggi votate per il processo a Salvini, però le politiche di Salvini, i decreti di sicurezza sono ancora tutti là. Vi do una buona giornata, grazie a tutti. Quando li cambiate? Buona giornata. Era nell'accordo di governo. Lasciando la maggioranza alle sue contraddizioni, la giornata ha comunque il segno meno per Matteo Salvini, che è in una serie sfortunata che fa solo crescere Giorgia Meloni e ben sperare i forzisti dell'opposizione responsabile. Salvini, scusi, però la giornata vado comunque è complicata. Il nuovo processo. Il caso Fontana è un'altra cosa che non esiste. Ma ripeto, il tempo è però, diciamo, l'unica roba un periodo che non buono per Matteo Salvini. No, guarda. È la vostra più forte esperienza di governo. Mi ha mandato bravo papà, basta. Lei diceva che erano i radical chic a portare i soldi in Svizzera, ad avere i soldi in Svizzera. Ma se hai ereditato dei soldi dalla mamma, cosa facciamo? Lo ingabbiamo perché la mamma gli ha dato i soldi? Si possono portare in Italia. I miei genitori li ha scudati per riportarli in Italia. Se sono stati soldi guadagnati illecitamente, non vedo dove sia il problema. Va bene, di questo ovviamente poi ne parleremo. Rimaniamo ancora un istante e chiederemo un parere anche a Calenda su questi soldi scudati. Però rimaniamo ancora un istante sul fronte immigrazione. L'imbarazzo dei 5 Stelle è evidente, lo dimostra la giornata. Inca che non risponde a Sappino. È un po' anche sostanziale, cioè quello che voglio dire per spiegare bene perché dico mi asterrei. Sull'interesse pubblico, dicendo che non c'è interesse pubblico, si sono espressi persone che hanno fatto parte della maggioranza che ha preso quella decisione. Cioè non è una situazione proprio banalmente normale. È un po' una follia totale, no? Oggi il senatore Marcucci, che è il capogruppo del Partito Democratico, ha detto, secondo me, con una gravissima imprudenza, bisogna dire che i porti italiani sono aperti, il che è un messaggio sbagliatissimo, perché i porti italiani a chi sono aperti? A tutti? Oppure a chi viene salvato in mare. Queste cose bisogna essere molto chiare nel dirlo. Ma poi la cosa che è proprio urticante, che l'ha detto dopo aver votato per l'accordo con la Libia, il sostegno alla Guardia Costiera Libica. Allora, io sono sempre stato per la linea Minniti. Cioè, io penso che da un lato bisogna
tenere quella rotta chiusa, e tenere quella rotta chiusa vuol dire meno persone che vengono brutalizzate in Libia, meno persone che muoiono in mare e meno persone che arrivano in modo sregolato. Poi sono invece per un grande sforzo di integrazione che va dallo Ius Culture all'apertura di canali di immigrazione legale per chi può integrarsi. Al cambiamento dei decreti sicurezza? Al cambiamento dei decreti sicurezza nella parte assurda in cui dicono che se tu salvi una persona in mare e ti fanno 1,5 milioni di multa, perché quello è assurdo. Poi nei decreti sicurezza ci sono pure cose banali. Cioè, per esempio, c'è una cosa che dice che se tu sei sei nel percorso in cui sei un richiedente protezione e devono giudicare e aggredisci un pubblico ufficiale, non hai più la protezione. Si interrompe, che direi che è banale. No? Allora, quello che voglio dire è che tutto questo tema immigrazione, che è complicatissimo, viene trattato in Italia in due modi. Come un'emergenza, e quindi rimane sempre un'emergenza, e in modo totalmente ideologico, e quindi non viene mai risolto. Però qui, appunto, il processo a Salvini in realtà avrà un suo percorso, Senaldi, che ovviamente seguiremo. La questione è semplicemente oggi totalmente politica. E lo dimostra anche la presa di posizione molto chiara che ha qui fatto con noi in studio, Studio Calenda. Cioè, oggi quei senatori che hanno votato a che il processo si faccia, non è che hanno detto che la linea Salvini, che può essere contestata da un punto di vista politico, è sbagliata. Dal punto di vista del diritto saranno i giudici a giudicare, questo è il punto. Cioè saranno i giudici in un processo che decideranno, però a fronte di prove, a fronte di tutta una serie di inchieste che attengono al processo, se Salvini ha fatto bene o ha fatto male o ha ecceduto rispetto ai suoi poteri nel tenere per 19 giorni in acqua un barcone con delle persone. Cioè, se no si sposta il termine della questione. Ma sì, guarda, io penso questo, che ormai i fatti in base al quali i politici vengono processati o meno sono irrilevanti. Guarda, io non riesco a... ho un'opinione, dopo la chat di Palamara che ha detto chiaramente sappiamo che Salvini non ha fatto reati ma lo processiamo perché ci sta antipatico, vogliamo ancora dire sarà un giudizio di diritto? No, il giudizio sarà, c'è stato un giudizio politico oggi nelle aule parlamentari, ci sarà un giudizio politico nelle aule giudiziarie, perché così è fatta la nostra giustizia quando si approccia a degli esponenti politici, adesso. È inutile... C'è una commistione. I magistrati sono tanti in Italia. Non c'è solo Palamara, sono tanti, ma per fortuna il nostro, se tutto il nostro paese fosse, diciamo, sì, in mano. Ma poi abbiamo visto come vengono scelti i capi, no? Poi abbiamo visto come vengono scelti i capi dei magistrati, l'abbiamo visto tutti. Quindi i magistrati sono tanti. Quelli per bene non contano nulla e contano quelli che hanno i loro sponsor, che si sanno i loro traffici. Tu stesso non sei stato assolto più volte, è diciamo. Evidente. Permettimi una cosa, però. Permettimi una cosa, qui la politica dovrebbe difendersi perché ci sono fior di costituzionalisti, Cassese, Ainis oggi, che ha intervistato Telese, Ainis, che dicono che non ci sono i presupposti perché Conte si prolunghi lo stato d'emergenza. No? Allora, sulla scorta di questi grandi costituzionalisti, un PM potrebbe, per esempio, indagare Conte per abuso di potere, per esempio, no? Cioè, porta è interessante a questa Ainis, Cassese, provocazione. Eccetera. Pietro, è interessante, allora la giriamo subito a Gianrico Carofiglio, che è collegato con noi, che ovviamente ha una competenza giuridica. Facciamo proprio il sunto di questa posizione di Ainis, che ha molto scandalizzato al punto che è stato definito da qualcuno un... negazionista del diritto per aver partecipato a quel famoso convegno. No, gli hanno definiti negazionisti. No, ma no, solo una cosa, sì, poi vi lascio... Aspetta. Dobbiamo... una cosa, poi... Vai. Sai che non interrompo mai. Una cosa. Qui abbiamo gente che non ha mai... Non so, la Lucarelli, dico, che chiama negazionista gente come Zangrillo o quello di Genova, che in questo momento non mi viene il nome,
che hanno salvato centinaia di vite umane dal Covid. Ma senti, però c'è libertà di opinione. Ma c'è libertà di opinione. Siamo. Qualunque giornalista può criticare. I primari di anestesia e rianimazione che hanno salvato la gente dal Covid vengono chiamati negazionisti. Non attaccarti tu alle parole, direttore mio, però, perché non attaccarti tu alle parole, caro mio direttore, la perché il tuo giornale ha diciamo libertà di opinione, così come uno, ognuno di noi può pensare che siano giuste le posizioni di quei medici. Però volevo stare incavaliamo gli argomenti. Insulto, questo riguarda il virus. Procedendo con ordine, invece, avevi evocato il tema della legittimità e c'è un costituzionista come Michele Ainis, non sospetto di nessuna simpatia per la destra, che pone un problema serio e dice: scusate, con un decreto che è già uno strumento di emergenza è stato introdotto un articolo in bianco che ha legittimato il governo con il DPCM, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non ha né il vaglio del Parlamento né il vaglio del Capo dello Stato e che quindi è uno strumento amministrativo con cui si sono prese delle scelte politiche che addirittura hanno interferito con i diritti costituzionali. Allora questa discussione, più la suggestione ovviamente su Salvini, su cui ci dirai subito, secondo me è il punto da cui partire. Ma intanto sono turbato dal fatto che appena hai evocato il mio nome è successo un po' di, diciamo, di trambusto in studio, questo è interessante. Ma devo dire, insomma, io sono incline ad avere posizioni non eccessivamente radicali, cerco di sfumare perché molto spesso la verità non è né da una parte né dall'altra. Ciò detto, io condivido alcune delle preoccupazioni espresse da Ainis e da Cassese e trovo che la proroga dello stato di emergenza sia un provvedimento abbastanza discutibile. Non sono sicuro di poter dire che cosa avrei fatto io se fossi stato al governo, perché capisco le ragioni pratiche di gestione politica di una crisi che non è finita, che suggeriscono, che hanno suggerito di munirsi di uno strumento che consente di intervenire con rapidità, con efficacia. Ma quello che io invito a considerare gli amici che sono al governo e quelli che sostengono in modo estremamente radicale l'assoluta innocuità, diciamo, di questo provvedimento, è che, sapete, la democrazia, le sue regole, lo Stato di diritto raramente perdono colpi o si dissolvono per effetto di un'unica violenta botta. Più spesso accade che si produca un'assuefazione a provvedimenti che erodono gli ambiti, gli spazi delle libertà personali. Bene che si sia prorogato solo fino al 15 di ottobre e non oltre, come all'inizio si era detto, ma è un mondo complicato. Oggi appunto ci troviamo in questa condizione che dobbiamo fare. Ciò detto, ecco, mi è una cosa positiva. Le dà fastidio. No, ho detto un mondo complicato. Ho detto un mondo complicato nel concetto di complessità e di complicazione, non c'è nessun giudizio di valore. Io starei molto attento a liquidare come osservazioni disfattiste le riflessioni critiche su questa tensione cui viene sottoposto il sistema delle regole e delle libertà democratiche. E lo dice uno, voi lo sapete bene, ne abbiamo parlato più volte su questa rete, che è tendenzialmente favorevole a questo governo e a una parte della sua azione. Questo però non dovrebbe farci perdere di vista, noi che abbiamo un atteggiamento criticamente favorevole, quando ci sono degli aspetti discutibili. Un aspetto discutibile, fatemene dire un altro, così oggi giochiamo una partita diversa, è per esempio il fatto che il governo abbia fatto addirittura ricorso contro la decisione del TAR che aveva disposto l'esibizione degli atti attualmente secretati, i pareri degli esperti, sulla base dei quali è stato adottato il primo provvedimento di definizione dello stato d'emergenza. Questo io credo che sia sbagliato. Diceva Norberto Bobbio che il potere democratico è caratterizzato dalla visibilità. I segreti e i misteri sono l'opposto della visibilità e di essi bisogna fare un uso estremamente parsimonioso. Allora, subito Calenda e Schlein, intanto ci arrivano queste immagini da Lampedusa in diretta, dove c'è la nostra Elena Testi che ci aveva dato una notizia, ovviamente come sempre corretta. Questa è la nave
che stiamo vedendo in diretta, io la posso commentare vedendo le immagini, ma se c'è la testi è meglio che lo faccia lei, che si trova in loco, come si dice in gergo. Vai. Allora, questa è la nave della Guardia Costiera, hanno appena finito di farli imbarcare, far imbarcare 147 migranti. Come vedete alcuni sono stati messi qui nella parte posteriore perché insomma la nave è piena, come vedete all'interno a bordo c'è la Guardia Costiera con le tute di biocontenimento, perché a tutte le persone imbarcate viene chiaramente misurata la temperatura, viene fatta insomma visti i nomi per capire se corrispondono prima di essere imbarcati. Adesso stanno partendo, questi sono i primi 147 che partono questa sera, a breve ne partiranno altri 80 da un'altra imbarcazione dove ora vi porteremo, e stanno attendendo che arrivi una nave civile per poterli portare via, quindi in questo momento stanno attendendo l'ok per poter insomma andare via. Bene, grazie. Questa è la barca lì, c'è il comandante. Volevo dire, grazie, Calenda. Volevo dire una cosa sull'immigrazione, perché se no ne parliamo solo quando c'è. Da queste immagini e da un po' di cose che girano si può pensare che siamo di fronte a una nuova invasione. La realtà è che gli arrivi fino ad oggi sono stati 13.000, cioè poco sopra gli 11.000 rotti dello scorso anno. E se va così il totale di arrivi dovrebbe essere 20.000 circa nell'anno. Consideriamo che nell'anno, diciamo, in cui ci fu veramente una tensione molto forte, nel 2016 erano 181.000. Quindi siamo a quello che di voglio bassissimo. Dire però è che nonostante questo bisogna essere molto attenti, sia perché esiste un rischio, anche qua non bisogna dividersi ideologicamente, un rischio che possano arrivare focolai c'è, perché è oggettivo, perché la situazione in Africa è fuori controllo. Questo non vuol dire che bisogna sparare ai barconi, vuol dire che bisogna avere delle strutture che siano capaci di controllarle. Ecco, per esempio, magari se prendessimo il MES sanitario, un po' di soldi li potremmo investire per fare tutta la prevenzione che serve, non solo lì, ma anche sulla rotta balcanica che si sta riaprendo e sulla quale bisogna stare un po' attenti. Ecco, io tanto volevo dire questo, perché sennò si finisce sempre a parlare solo di Salvini, mentre l'immigrazione è un fenomeno indipendente da Salvini. A prescindere. Allora, Schlein. Schlein, voglio sottoporre, visto che lei è anche vicepresidente dell'Emilia Romagna, questa ultima ora che ci arriva, siamo in diretta, siamo a caldo, dove è andato Salvini? È andato a Milano Marittima, nella sua regione, si è immerso in un bagno e poi ha detto ai giornalisti che lo inseguivano: scusate, questo non è il momento né delle foto né delle dichiarazioni, non sono dell'umore giusto. E il leader della Lega domattina alle 11, sarà sicuramente molto affollata, ha programmato una conferenza stampa per presentare la festa della Lega Emilia Romagna. Quindi questo è il punto su Salvini, e ci dia la sua opinione ovviamente sia su questa reazione un po' insomma interessante, spiazzante, e su quelle immagini che abbiamo visto. E con una domanda in più, se mi permette, la sinistra sul tema dei decreti sicurezza è un po' indietro, nel senso che era una delle prime promesse fatte: cambieremo i decreti sicurezza, e ancora invece non se ne è fatto nulla. La risposta sua subito dopo il mini spot. No. Allora. Bene, di nuovo in diretta. Allora, Eli Schlein, per lei la questione di fondo: la sinistra, la sicurezza, la sinistra e gli immigrati. Le promesse per ora non sono state mantenute nel Conte bis. No, e lo trovo grave effettivamente. In questo emergono tutte le contraddizioni che si dicevano già prima di questa nuova maggioranza, che pure aveva all'inizio del governo, aveva detto: noi cambieremo, interverremo sui decreti sicurezza. Questo purtroppo non l'abbiamo ancora visto. I decreti sicurezza hanno molti elementi che sono problematici, uno che è stato recentemente censurato dalla Corte Costituzionale perché violava l'articolo 3, la mancata iscrizione all'anagrafe. Io vorrei che la politica arrivasse prima delle corti costituzionali, perché quel decreto la sicurezza la portava solo nel nome. Faccio un altro esempio: andava a cercare di smantellare l'unico buon sistema di accoglienza, che è quello su base diffusa, cioè con piccole soluzioni abitative, con adeguati servizi di inserimento nella società, ma anche con trasparenza sulla rendicontazione dei fondi e degli appalti, piuttosto che l'affidamento diretto, che in qualche caso ha prodotto veramente delle storture, perché io ne ho girati tanti quando ero parlamentare europea di questi centri di accoglienza
accoglienza o piuttosto di detenzione, ed è vero che in molti casi dove c'è il grande centro c'è anche un interesse economico, qualche volta si è infiltrato anche ma non si è fatto perché? Secondo lei? No. Per paura? Perché voglio dire sono temi impopolari? Era uno degli accordi di governo. Si scorda e si dimentica questo. Era uno degli accordi di governo. Uno dei punti, governo. Sì, però scritto con l'inchiostro simpatico probabilmente. Guardi, più volte mi ritrovo a dire che il quadro politico attuale mi sembra insufficiente. La ragione per cui mi sembra insufficiente è che i due grandi contenitori che fanno parte della maggioranza non hanno posizioni coerenti su questo, hanno al loro interno posizioni estremamente contraddittorie. Sarebbe semplice per me dire è solo colpa, diciamo, delle determinazioni di Maio. So purtroppo che non è così, così come so che tanto dentro al PD quanto dentro al Movimento 5 Stelle ci sono persone che non sono d'accordo con questo, l'hanno anche dimostrato. La mia proposta è mettiamoci in rete e rafforziamoci per far valere una voce diversa. Mi faccia però dire quanto sono d'accordo con Calenda su un punto, lo sottolineo perché non accade di solito, che l'immigrazione sia stata gestita malissimo in questo paese, sempre come un tema emergenziale, anche se è un tema che ci accompagna strutturalmente da un trentennio, e che invece vada fatto un altro approccio, che dal punto di vista europeo mi auguro che questo governo riprenda la battaglia che noi avevamo vinto dentro al Parlamento europeo trovando una maggioranza forte. Siccome oggi si respira un'aria nuova in Unione Europea, vorrei, perché io lo dico sempre, me la prendo bestialmente con Salvini e con Orban per le politiche che fanno e che propongono, ma me la prendo ancora di più con quegli europeisti di facciata come la Francia e la Germania, che avrebbero la forza insieme all'Italia, alla Spagna e altri paesi di portare bene al Consiglio europeo quella riforma di Dublino che noi avevamo già votato. Devo fermarla solo perché c'è un tassativo. Voglio chiedere a Calenda un altro punto, il significato politico di questo voto. Cioè Salvini era in caduta nei sondaggi, io ho l'impressione con questo voto, che io e in parte anche lui ritengono sbagliato, ci sia il rischio che Salvini possa fare un'efficacissima campagna vittimistica, ma la risposta di Calenda subito dopo la pubblicità. E c'è, tra l'altro, guardiamo questa immagine da Lampedusa. E rieccoci in onda, in diretta, siamo partiti dalla libreria di Eli Schlein. Io intendevo ovviamente la bellezza della bibliografia, e Parenzo ha inteso le mensole, sapete, è così. Però diamo subito due libri che stanno scalando le classifiche: La misura del tempo di Caro Figlio e il libro di Calenda, I mostri. Sono fra l'altro in due categorie diverse, saggistica e narrativa, certo. Quindi sì, non cioè competono. Io vendo un quattrocentesimo. Ma non di essere Caro modesto. Invece la domanda interessante su cui aprire questo giro, le implicazioni politiche. Io ho l'impressione che un Salvini che era in crisi, incalzato da Meloni, come abbiamo visto, addirittura sceso al 23% per quello che valgono nei sondaggi, adesso ritrova una dimensione vittimistica, protagonistica, che lo rimette al centro della scena grazie a questo voto. Sì, io penso che quello che succederà è che ricomincerà la specie di derby calcistico dove la realtà non esiste, tale per cui tu avrai Salvini appunto che va a Milano Marittima, ricomincia ad andare a fotografare a Lampedusa e si creerà la tifoseria. Ovviamente questo scontro, il centrosinistra perché è perdente? Perché vedete, io penso che gli italiani, perché sono favorevoli allo ius culturae? Perché non sono contrari al fatto che si integrino e si lavori su chi c'è. Il problema è che non gli vada fuori controllo gli ingressi. E a sinistra non si riesce a dire una cosa semplice, cioè che non può entrare chiunque, può entrare solo chi può essere gestito. Questa roba qua fa sì che Salvini vince 10-0, non avendo fatto sull'immigrazione nulla. Perché ha fatto meno rimpatri di Minniti, aveva detto che mandava fuori tutti e 600.000 migranti, poi ha detto che erano 80.000, ha fatto aumentare gli irregolari, perché levando, diciamo, smantellando in parte gli SPRAR, ovviamente si sono perse le file di un pezzo dei migranti. Quindi quello che succede è che con questo tipo di polarizzazione si finirà di nuovo sul derby calcistico, di cui sull'immigrazione non se ne occuperà nessuno. La sinistra, il centrosinistra perderà perché fa gli accordi con la Guardia Costiera Libica e poi dice porti aperti per tutti, e finirà a schifio come su ogni cosa, perché questo paese fa una battaglia ideologica sulle clausole contrattuali di un prestito, cioè sul MES. Io dico, si può fare una battaglia ideologica sull'Europa, sul mondo, sull'Occidente, sulla religione, su qualunque cosa. Sulle clausole o no, che esistano o no, di un prestito, non le fa nessuno al mondo. Noi facciamo solo questo.
e su questo terreno vinceranno sempre populisti e sovranisti e il paese declinerà perché nessuno affronta la realtà, quanti migranti ci sono, come gestiamo, che è il problema enorme, i 600.000 che sono in Italia, perché quello è il problema numero uno su cui nessuno mette mano, come puoi fare i rimpatri, per esempio incentivati e volontari, perché quelli obbligatori costano tantissimi soldi e non funzionano, come puoi gestire l'integrazione, come puoi fare per esempio una normativa come quella spagnola, che è intelligente, che dice la regolarizzazione per chi ha un lavoro rimane aperta, non ha una data che dura 15 giorni. Ma di tutto questo tanto non si può parlare, perché parliamo di Salvini a Milano Marittima, di Salvini sotto processo. Se dici, come ho detto adesso, guardate, non è un'invasione perché sono 20.000, ho visto sui social ti dicono nemico dell'Italia, quelli che 5 minuti prima dicevano bravo che non voteresti contro Salvini. Allora, se questo paese diventa un paese in cui si parla di fenomeni complessi come se stesse a Roma-Lazio, possiamo chiudere, capito? Allora, è finita la storia. Su questo Galletta ha ragione. Arrivo subito, Schlein, perché abbiamo in diretta Elena Testi, che ci sta raccontando poi, diciamo, la realtà è quella che ci diceva Calenda ed è quella che stiamo vivendo in diretta a Lampedusa, dove c'è una nuova nave pronta ad accogliere questi migranti. Elena Testi ci sta raccontando questo secondo imbarco, non sbarco, imbarco. Vai. Proprio così, questo è un secondo imbarco. Qui siamo al porto commerciale, vi faccio vedere la fila. Queste sono le 80 persone che stanno attendendo l'imbarcazione civile. Come vedete hanno tutti il proprio sacchetto, la propria borsa. Perché? Perché dentro ci sono i vestiti. Abbiamo parlato con alcuni di loro, ci hanno detto che insomma vengono dalla Tunisia, chiaramente vengono perché sono migranti economici. Sono qui in attesa che arrivi l'imbarcazione, perché poi vengono imbarcate nuove 80 persone oltre le 147 che vi abbiamo raccontato che sono a bordo di quella nave lì della Guardia Costiera, perché l'hotspot era pieno, era saturo, c'erano oltre 700 persone, 783 per l'esattezza, quindi era necessario qui a Lampedusa insomma svuotarlo e portare queste persone in Sicilia, dove verranno accolte. Verranno, secondo le prime informazioni che ci sta dando qui la polizia, che si occupa comunque delle manovre di trasferimento, dovrebbero arrivare a Pozzallo. Bene, allora torniamo a Eli Schlein, che ha chiesto la parola. Arrivano tweet di grande simpatia sia per Calenda che per la Schlein. Alcuni sono proprio dei fan. Eli è uno dei pochi fari nello scenario sconfortante della politica italiana. Sei Tele Calenda ormai, come sono dei fan. Ma veramente ha detto di Eli Schlein? I miei dicono bastardo, vuoi far entrare Aigò, oppure bastardo, non vuoi condannare Salvini. Non so che social no, c'hai. No, ne leggo un altro. Oggi è in onda, c'è quello che io più stimo della politica italiana, Eli Schlein Calenda. Vabbè, uno. Allora, Mielosi. Volevo concludere il mio ragionamento, se posso, perché colgo l'invito al pragmatismo. Io non so a quale sinistra in particolare si riferisse Calenda. Se fosse il PD già se ne potrebbe discutere, diciamo, fino a domani mattina. Per quanto riguarda me, ho sempre avuto un approccio molto pragmatico sul tema. C'è un pezzo che manca al ragionamento che faceva Calenda. Io non credo l'inverso, cioè credo che bisogna cancellare quei decreti sicurezza, fermare queste missioni in Libia, che non vuol dire rinunciare a lavorare con la comunità internazionale per svuotare quei campi dove l'ONU e le inchieste giornalistiche ci raccontano quotidianamente le torture. La Guardia Costiera Libica ha ammazzato 3 persone, non dimentichiamolo, è un corpo che non è in grado di fare ricerca e soccorso in mare. Qual è però la soluzione concreta? La riforma di Dublino, ve l'ho detto, un particolare importante, perché su questo spesso si sbaglia, per cambiare il regolamento di Dublino, che è l'origine dei problemi, basterebbe la maggioranza qualificata. Per questo mi permetto di insistere con i governi europei, mettano all'angolo quegli egoismi nazionali che impediscono di fare una redistribuzione equa delle responsabilità. Ma in Italia abbiamo un problema grande come una casa, una legge folle che si chiama Bossi-Fini. Ora, siamo tutti d'accordo che bisogna contrastare i trafficanti di esseri umani, siamo tutti d'accordo che dovrebbero poter venire con delle vie legali. Il problema è che oggi quelle vie legali per le nostre normative non esistono. La Bossi-Fini dice ipocritamente che l'unico modo di venire legalmente nel nostro paese è che un datore di lavoro ti telefoni dall'Italia
Italia senza conoscerti nel tuo paese di origine ti offrono lavoro. Quando mai? Siamo il paese che agisce di volta in volta con le sanatorie e con le storture che abbiamo visto. Sarebbe molto meglio riscrivere la legge Bossi-Fini, cosa che mi auguro questa maggioranza faccia, per una politica efficace e lungimirante, che ad esempio preveda degli permessi di soggiorno per ingresso, per ricerca lavoro, per un determinato tempo, per sapere chi c'è sul nostro territorio a favore della sicurezza di tutti. Poi naturalmente questa è una riforma che si farà più in là nel tempo, mi rendo conto. Adesso è urgente intanto dire all'Europa che serve una missione umanitaria europea sulle rotte, anziché far la guerra alle organizzazioni non governative che hanno sopperito nel fare quello che prima faceva Mare Nostrum e che purtroppo l'Europa non si è mai messa a fare. Poi ne parleremo, perché avremo anche Gerardo Colombo, peraltro, che proprio ieri ha annunciato voler varare assieme ad altri una nave per salvare i clandestini. Scusate, che non sentiamo, sì, caro figlio. Scusate. Lui è silenzioso, è disciplinato, fedele alla legge, ma mi interessa molto che intervenga su questo tema, no? La necessità reale di cui parlava Schlein e anche il problema però del consenso che si crea. Poi subito dopo Sinaldi. Vedete, abbiamo anche questo trattato più volte, questo tema. Il consenso si crea sulle cose dette bene. Se le cose vengono dette male, se vengono raccontate male, è più difficile ottenere il consenso delle persone di buon senso. Quello che ha detto Elie Schlein è completamente condivisibile e peraltro è detto anche bene. Si tratta di far capire alla maggioranza degli italiani che è in corso da anni in questo paese una clamorosa manipolazione, una clamorosa mistificazione. Esiste una crisi e un disagio collettivo vero, e questo disagio collettivo, che è dovuto alla divaricazione della forbice delle disuguaglianze, che dipende da molti motivi, viene dai populisti attribuito a non fattori, cioè viene istituita una relazione causale fra cose che invece non ne hanno nessuna. Cioè si dice: se voi state male è per colpa dei negri che arrivano dall'Africa, che è una clamorosa sciocchezza, ma soprattutto è una criminale violazione dell'etica politica. La questione fondamentale è che bisogna affrontare le ragioni del disagio che esiste e che non va negato, individuandole e contrastandole, e contrastando la manipolazione, la mistificazione che tende a istituire rapporti causali fra cose che sono semplicemente concomitanti. Calenda, poi torniamo da Sinaldi. Finanziare la missione in Libia. Dico a Gian Enrico, no, io non sono mica così convinto, nel senso che quello che tu dici sicuramente è accaduto, no? Ci sono i sovranisti, hanno fatto questo, è tutta colpa dei migranti, è una gran fesseria, e fino a qui ti seguo al 100%. Dopodiché quello che succede è che 600.000 migranti irregolari in Italia sono un problema, e per questo va fatto un lavoro di integrazione, e io su questo sono abbastanza d'accordo con Schlein, cioè penso che vada rivista la Bossi-Fini, penso che vada fatta una sanatoria aperta per chi trova lavoro, cioè aperta che non abbia una chiusura di tempo. Però attenzione, nel 2016 sono arrivate 181.000 persone. Cioè pensare di poter dire realisticamente, ed è la cosa che poi nessuno dei due riesce a dire, no? Né caro figlio né Schlein, cioè non puoi dire i porti sono aperti per chiunque voglia arrivare, e la rotta la devi chiudere, perché se tu non dici che la rotta libica è chiusa, succede come è successo, che i morti in mare sono stati molto di più quando questa cosa non era chiara, e succede come succede che più persone finiscono in mano agli aguzzini libici, perché ci vanno da sempre, non se l'ha inventato Salvini. Però da forse sempre. Non lo vogliono dire, allora, non è che non riescono non scusa, a dirlo, io perché non, bisogna io, sempre io credo che qui c'è altri. Un te... No, caro non figlio, ho accusato. Chiede il diritto ai no, io non sto accusando, io non ho detto, sto dicendo no, dice non quello che dirlo. Non si riesce a dire, non mi riferivo a loro, non si riesce a dire in generale, non si riesce a dire che non può esserci una situazione per cui, come nel 2016, c'hai 181.000 persone che entrano in Italia, perché non sai come gestirle, perché vieni oggettivamente da 30 anni in cui i servizi pubblici sono stati distrutti, perché la sanità pubblica non la regge, e perché vanno, scusa e finisco, nelle periferie, dove c'è una situazione di gigantesco disagio, che finché non si mette a posto non può prevedere il fatto che ti arrivano moltissime persone che non sei in grado di gestire. Caro figlio, questo voglio tornare dal direttore libero, però. Sinaldi subito dopo. Per il quale ho una domanda. Due parole proprio. Prego. Posso? Sì. Sì, no. Voglio dire, involontariamente Carlo Calenda mi ha attribuito una cosa che io non ho detto. Non ho affatto sostenuto che 600.000 persone
diciamo, senza uno status giuridico in giro per il paese non siano un problema. Io ho detto una cosa diversa, ho detto che istituire una relazione di causa ed effetto fra immigrazione clandestina e crescita del disagio sociale è sbagliato e manipolatorio. Questo non significa negare l'esistenza di quel problema e l'esigenza di affrontarlo con procedure, strategie intelligenti e lungimiranti. Sono due cose un po' diverse. Ma e sull'integrazione siamo tutti d'accordo. Io però c'è un punto che vi vorrei sentir dire. Cioè vi vorrei sentir dire che se per un caso arrivano 181.000 persone in un anno, lo Stato italiano deve fare qualcosa per bloccare questo flusso. E certo lo può fare con l'Europa, adesso mi direte che lo fa con gli aiuti europei, eccetera. Questa roba però nella pratica non è vera. Cioè non ce li possiamo permettere. Come è stato fatto con la rotta turco-siriana, a un certo punto si dice la rotta è chiusa e le persone non partono. Sentiamo Senaldi. Se no vince Salvini allora... 10-0 40 volte, cioè, hai capito? Senaldi. Allora, secondo me il problema dell'immigrazione era un po' diventato secondario. Ovviamente questo processo a Salvini lo rimette in prima fila ed è affrontato ideologicamente. Dire che tutti i problemi dell'Italia derivano dagli immigrati è chiaro che è una sciocchezza, come però è dire che tutti gli immigrati sono risorse. Allora, le stesse persone, lo stesso schieramento che per anni ci ha detto che tutti gli immigrati sono risorse, secondo me non è adatto a spiegare agli italiani come si gestisce l'immigrazione. Il dato di fatto è che adesso l'immigrazione è diventata una situazione di emergenza totale, ma questo non lo dice Salvini, questo lo dice la ministra Lamorgese, che è un tecnico, è stato messo lì dal governo, il governo non gli sa dare direzione, perché questa è la verità, i tecnici bisogna dargli direzione, ma la politica non riesce a dargli una direzione, e la Lamorgese è lì e fa una figuraccia al giorno, va in Tunisia e sbarca, e lo stesso giorno sbarcano i tunisini con i barboncini. È arrivata a dire, però, cosa che se l'avesse detto Salvini l'avrebbero accusata di fascismo, che è un problema accogliere gli immigrati che ci portano il Covid. Ma si può discutere in Italia sui tunisini con i barboncini? Ma io dico, ma puoi discutere dell'immigrazione descrivendo i tunisini? Non è si può discutere, mia domanda è possono arrivare? Ma fai un discorso serio di destra, ma ci sarà pure il caso che uno dice scusate è un problema, i confini, ma i barboncini, questo è il problema, che arrivano i barboncini. Oh, vabbè, continuiamo così, vai. Io sono un giornalista e fotografano la realtà. Il fatto che arrivano con i barboncini è chiaro che non è un problema. Ma quanti ne sono arrivati con i barboncini? C'è un'invasione di barboncini con migranti attaccati. No? Questa questo è la descrizione, dice. Questo è il fenomeno. Stanno arrivando ti barboncini. Dice che non arrivano dai lager libici. Questo accade? Questo accade? Ti dice che non arrivano dai lager libici. Non so, no, però, ma vogliamo discutere così. E ti dicono che non sono persone a cui... Ti dice, Calenda, dicono... Cosa dice il barboncino? Dice che è una balla. Un barboncino! Dice che questi non cosa venivano dice da, un barboncino dai campi su 6.000 arrivi? Un cacchio! E dovete imparare a discutere come si deve. Un barboncino su 6.000 arrivi dice che siamo di fronte ai privilegiati che vanno a portare a spasso il cane? Ma vi rendete conto che è una roba risibile? Io no, ho appena detto, non, è così, non si può, si deve interrompere la rotta balcanica, si deve fare un lavoro sull'integrazione. Ma quando sento parlare dell'invasione dei barboncini, allora uno dice, torno in Senato e scusa, fatemi votare, perché poi diventa la follia, no? Cioè, non va bene. Questo, però, vuole votare contro Salvini. Posso uscire un secondo dai barboncini? Il barboncino. No, è molto dei barboncini. Un attimo, perché, guarda, se secondo me poi... è sbagliato buttare in cacciara questa cosa. Dei barboncini. Secondo me la state buttando voi in cacciara. Sui barboncini. Cioè, però... Secondo voi è sotto gestione da parte del governo il problema dell'immigrazione? No. Barboncini o non barboncini? No, il governo non ha in mano con la gestione Salvini. Dell'immigrazione. Secondo te, ti faccio una domanda, il Senaldi, ministro Lamorgese, posso farti una domanda? È stato abbandonato. Quando tu, ministro degli interni, sì. Va al governo dicendo che in un anno manda via 600.000 persone e poi si siede lì raramente e dice ups mi sono sbagliato, sono 80.000 perché non avevo i dati, in quale paese normale non lo prendono a pernacchie tutti compresi i giornali di destra? Me lo mi rispondi? È una roba seria? Lascia stare i barboncini perché questo è più grave. Ma questo è una roba però seria? È un attacco politico a Salvini. No, di cui era deve sotto controllo l'immigrazione Salvini, quando certo succedeva io. Questo? L'immigrazione aveva un indirizzo, hai capito? Perché molto spesso poi da manager tu sai che si dà un obiettivo, lo si persegue.
Cos'è che viene rimproverato a questo governo e che tu stesso gli rimproveri? Che non ha una politica sull'immigrazione. Ma scusa, io sto non dicendo... Non sa andare a destra, a sinistra, sì, da nessuna parte. E questa è stata d'accordo. La denuncia, no? Ma... Allora, Salvini ha provato a dare una politica. Però Calenda lo aveva Tu mi stai detto. Dicendo, sì, sì, non c'è riuscito. Pietro, va bene, non è nella maggioranza. Non è il caso di processarlo perché non c'è riuscito. Ascoltiamo Senandi, almeno quello che diciamo. Senandi, voglio sentire sul barboncino, voglio sentire caro figlio. Caro figlio che sorride. Però Senaldi, scusami, anche sulla questione di Salvini, come gestiva gli sbarchi Salvini? Bloccava le navi, poi quelli che erano sulle navi, dopo 10 giorni scendevano tutti. Cioè rimanevano sulle navi per qualche giorno. Ha ottenuto la redistribuzione, no? E poi pochissimi casi. Non ha ottenuto la redistribuzione? Sono stati pochissimi casi e solo per una nave c'è stata la redistribuzione. No, così come l'ha tenuta la Lamorgese a Malta, dopo aver detto che era cambiato il mondo. Perché la redistribuzione si ottiene, come dice Elie Schlein, cambiando il Trattato di Dublino. E la Lega e i 5 Stelle, in una risoluzione del Parlamento del 2018, hanno votato contro, hai capito? La Lega ha votato contro la redistribuzione dei migranti in Europa. Fatemi sentire, caro perché siamo impazziti. Perché ha fatto bene, secondo me, è bello questo duello sul barboncino, perché il barboncino simbolicamente, sia nel modo in cui lo ha usato Senaldi, sia nel modo in cui lo ha controribattuto Calenda, è un punto molto importante. Beh, vediamo questa del foto dibattito. A questo punto, dovremmo avercela anche da qualche parte. Ma lascia stare la foto del barboncino. Caro figlio. La carica decente. Ma questo, ma no, questo è interessante, vedere. È vero. Allora, ma non ha nessun valore, però, servizio fondamentale del barboncino. Se posso sì, dire. Sì, poi usciamo dall'uso politico del barboncino. È vero, è vero, è molto interessante la questione del barboncino. È molto interessante la questione del barboncino per come è stata, diciamo, declinata da Senaldi e da Calenda, perché ci dice qualcosa sulle metodiche giuste o sbagliate di comunicazione politica e anche a volte di manipolazione dell'informazione. Perché io invito a considerare questo fatto. Arrivano con i barboncini, ovviamente il barboncino era uno solo, ma l'uso del plurale, ancorché perfettamente consapevole nella sua erroneità da parte del direttore che l'ha adoperato, sembra alludere a un fenomeno complessivo che qualifica, diciamo, come una sorta di attività di diporto, una gita in allegria da parte di questi tunisini che portano il barboncino, forse anche l'ombrellone, e arrivano in vacanze in Sicilia o in giro per l'Italia, e c'è da chiedersi se il barboncino abbia il pedigree e se sia bianco o nero, ben inteso, questo è un dettaglio di una certa importanza. Bene ha fatto Carlo Calenda a enfatizzare polemicamente questo fatto, perché questo è il modo, uno dei modi per replicare a questo uso, secondo me non corretto, di brandelli di informazione che naturalmente non hanno nulla a che fare con il fenomeno complessivo, che è una cosa seria. E questo sì, buttare in casciara tutta quanta la faccenda e ridurre gli spazi di agibilità concettuale di discussione razionale su questi temi, non è quello di cui abbiamo bisogno. Allora, prima della Schlein, però, torniamo alla fiducia. In tendenza, ma forse abbiamo anche una foto. Torniamo, sì, se abbiamo la foto, vediamo. Io vorrei sapere se il barboncino è una risorsa. Arriviamo, Senaldi. In realtà, Senaldi non molla. Attorno a questa foto si è creato, a ragione Calenda, un vero e proprio caso. C'è stato... Senaldi, secondo me, più di te, se continui a fare giornalismo così, te lo posso dire, perché puoi fare un dibattito sul barboncino se è una risorsa. Qual è la risposta che ti aspetti? È una risorsa il barboncino? Cosa ti aspetti? Che ha fatto di male? Che ne so? Cioè, vogliamo continuare la carica dei 101? Cosa vuoi fare dopo? Dai, su, facciamola finita. Però quella foto che è girata Stavamo su parlando Twitter. Seriamente. No, ma perché certo. Dobbiamo andare sul barboncino? Perché c'è stato l'uso politico del barboncino e anche degli occhiali da sole e del cappello da spiaggia. Cioè, ha ragione, e i telefonini cellulari. Ha ragione, caro figlio, quella foto è girata e diventata virale, una parte della propaganda... diciamo così, anche legittimamente della destra, l'ha utilizzata per dire ecco qua, ce l'abbiamo sta maledetta foto, sì o no? Rimane il fatto che a Lampedusa... No, è sparita no, la ce l'abbiamo, foto. Sono quasi tanti che... È un complotto dei comunisti. Rimane il fatto, Senaldi, che lì a Lampedusa, Elena Testi, confermami, scherzi a parte, non c'è nessun barboncino, nessun occhiale da sole, c'è il dramma di 80 persone... che nella notte, mentre noi siamo qui a discutere del nostro lavoro, vengono messi su una nave e portati da un'altra parte. Perché le immagini di Lampedusa questo ci dicono in queste ore, barboncino a parte. Elie Schlein. Eccola qua la...
da Testi. Testi, ci confermi che non hanno vestiti che gli sono stati forniti dalla Caritas, no? Assolutamente sì, anzi partono con una semplice busta. Ragazzi, io ve la faccio vedere, ve la voglio far vedere, lì ci sono i vestiti, c'è dell'acqua, non c'è nessun barboncino, ecco, non ci sono, insomma, non ci sono animali al seguito. Anzi, vorrei anche dire una cosa: noi oggi siamo stati qua tutto il giorno a Lampedusa, ci spiegava Mediterranea Hope, che è l'organizzazione che da più tempo insomma lavora qui a Lampedusa, che sta cambiando il fenomeno migratorio e che quelli che vediamo sono famiglie intere che partono perché sono migranti economici e quindi non sono più singole persone ma sono proprio intere famiglie che arrivano qui a Lampedusa. Scusami, e questo è iniziato nell'ultimo mese. Diciamo, le immagini sono più forti di qualunque strumento di propaganda. Migranti economici. Possiamo vedere le immagini di queste persone che sono in fila, perché così altrimenti riduciamo tutto il dibattito sull'immigrazione a una foto che ha fatto. Allora, questa è la fotografia di quello che è il dramma dell'immigrazione con tutte le sue contraddizioni, che ci arriva in diretta alle 21:45 da Lampedusa. Eccoli qua. Persone in attesa di essere imbarcate su una nave per andare da un'altra parte. Questa è oggi la questione. Slide. Sì, volevo dare alcuni dati perché almeno ritorniamo, diciamo, a un ragionamento fondato sui dati reali. Nel 2016, l'anno che citava prima Calenda, in tutta l'Unione Europea sono arrivate circa 1.300.000 richieste d'asilo. Se ci immaginiamo tutte queste persone insieme, naturalmente fa impressione, ma dobbiamo dire qual è il contesto. Abbiamo un continente, l'Unione Europea, di 500 milioni di abitanti, quindi stiamo parlando dello 0,25% quell'anno. Ora siamo a dei flussi molto inferiori naturalmente a quello, ma lo cito perché nessuno sta dicendo che è giusto che l'Italia si fosse trovata a gestire da sola i 180.000 arrivi. Sto dicendo che proprio per questo bisogna cambiare Dublino e proprio per questo bisogna cambiare la legge Bossi-Fini, perché se ci sono 600.000 persone quasi invisibili e a rischio anche naturalmente di finire vittime del caporalato, della criminalità organizzata, è perché c'è una legge Bossi-Fini che neanche il centrosinistra, quando è stato al governo, ha avuto il coraggio e la lungimiranza di cambiare per stabilire un sistema più corretto. Quello che manca oggi sono quelle vie legali alternative, non solo all'Italia, ma proprio a tutti i paesi europei, corridoi umanitari per chi cerca la protezione internazionale o vie legali con il permesso di soggiorno per ricerca di lavoro per chi invece viene per altri motivi. Vorrei sfatare un mito una volta per tutti per chi ci ascolta da casa, se posso. Non si può stabilire quando arrivano se le persone sono migranti economici oppure hanno diritto alla protezione internazionale. Ci sono le commissioni per l'asilo che devono fare tutto quel percorso. Allora, il punto non è quante persone arrivano o dove sbarcano, ma come fare una redistribuzione adeguata, perché quell'esame, che può essere lungo e oneroso, non sia fatto solo dall'Italia, dalla Grecia o dalla Spagna, ma da tutti i paesi. Abbiamo trovato la foto europei, per tranquillizzare Senaldi, che non c'è stato nessun provvedimento orwelliano. Il barboncino è lì. Il barboncino, ecco, vado e gli sparo prima della fine della serata. La prego, gli animalisti. Hai ragione. Ma finché non si cambia Dublino, noi dobbiamo avere a che fare con una situazione che non ha Dublino. Cioè che non ha la redistribuzione. Sì, certo. E quando però tu dici... non mi convincerai, Carlo, che la soluzione allora sia dire la rotta è chiusa e lasciamo donne, bambini e uomini torturati, no, come ci ha dimostrato il segretario delle Nazioni Unite e anche le inchieste giornalistiche. Qua c'è proprio un errore. Se tu dici che la rotta è chiusa, gli immigrati che non sono libici non arrivano in Libia. Se tu lasci pensare che la rotta è aperta e poi non riesci a gestirli, tu fai i ricchi, quelli che li sequestrano e fanno i trafficanti, in Libia. Perché così è accaduto. Dove si sono riempite quei campi che oggi vanno, come posso dire, a smaltirsi, oggi ce ne sono molti meno di quelli che c'erano, si sono riempiti quando i flussi erano fuori controllo. Tant'è che dal picco... Ma non è che stiano a sentire, diciamo, i nostri dibattiti televisivi, e quando la situazione ha una recrudescenza, penso al conflitto libico che si è inasprito allo scorso settembre. Ma no, perché quelli là non erano migranti che venivano dal quadro del conflitto siriano, non venivano dalla Libia, venivano dal Centro Africa, come sai perfettamente, ed erano dunque sganciati da un conflitto. Semplicemente c'era l'idea, da Mare Nostrum in poi,
che l'Italia era il punto di arrivo e questa cosa ha conseguenze umanitarie tragiche. Bene, per mi le devo persone fermare, Carlo, dibattito interessantissimo, continueremo a farlo presto, come tutti i nostri dibattiti sono entusiasmanti. In tendenza su Twitter ci sono Calenda, Senaldi, Barboncino, quella è la foto, arrivano dall'Africa e vogliono invadere i nostri canili. Resta con noi Senaldi, resta caro figlio, arriva Tizian e vi diamo gli ultimi aggiornamenti. Ovviamente sul sulla caso Fontana dei e quindi camici. Salutando Calenda, lei ha un conto corrente all'estero, no? Sì, tantissimo. No. C'ho conto corrente solo in Italia e non investo in azioni per non avere nessun tipo di problematica. Vai, e ho raccontato tutti i soldi che ho finalmente su Twitter. Grazie Calenda. Non volevo eludere la domanda su Salvini. È un cittadino, è libero e può venire in Emilia Romagna tutte le volte che vuoi. Però siccome so che quella è la festa di Lega Romagna, volevo ricordare a lui che l'Emilia Romagna è una sola e che a unirle l'Emilia e la Romagna c'è molto di più che un trattino. Bene. Grazie, entra il nostro collega Giovanni Tizian, è lui che ha dato l'ultima notizia sul conto in Svizzera, ci lascia Calenda, tornerà presto e gli altri restano con noi. Allora, entriamo subito sul caso che ha tenuto banco, chi muove i conti di Fontana, questo è il grande interrogativo, e guardiamo questo strappo dell'Espresso. Nel giugno del 2005 è stato creato un trust per schermare i reali beneficiari del famoso conto di Lugano, proprio pochi giorni prima che entrasse in vigore le nuove norme sulla tassazione dei depositi in Svizzera intestati ai cittadini dell'Unione Europea. Questa è l'ultima notizia che ci arriva e sulla presunta donazione dei camici facciamo vedere un altro elemento, il WhatsApp di Dini. Ciao, abbiamo appena ricevuto una bella partita di tessuto per camici, li vendiamo a 9 euro e poi ogni 1000 venduti ne posso donare 100. Andrea Dini, come tutti ormai sanno, ma lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è il cognato del presidente Fontana. Allora, salutando Tizian, subito a caro figlio la sua opinione su questa vicenda che è a metà fra l'etica, la politica e la vicenda giudiziaria. Io voglio ricordare una cosa molto banale che nessuno dice. Io sono stato senatore per 5 anni e ogni anno compilavamo un foglio piuttosto noioso che si chiamava Dichiarazione sulla situazione patrimoniale, nel quale foglio scrivono tutti gli eletti a cariche elettive, nonché altri soggetti di rilievo pubblico, che cosa possiedono, quali sono le loro sostanze economiche, e questo serve indipendentemente da ogni sospetto di tipo penale quanto alla provenienza di quei soldi o di quelle sostanze, a far sapere all'esterno, visto che hai deciso di ricoprire una carica pubblica, addirittura una carica elettiva, che cosa guadagni, che cos'hai, che macchine, che proprietà, che azioni. Allora la mia domanda semplice, tanto per cominciare, siccome questo obbligo di dichiarazione della situazione patrimoniale spettava anche e spetta ai presidenti di regione, il presidente Fontana aveva dichiarato questi 5 milioni su un conto estero, Bahamas, mi pare? Questo è il punto di partenza. Poi possiamo dire molte altre cose, in bilico fra il diritto penale e l'etica politica. E le diremo. Allora, prima di sentire Tiziana e tutte le ultime novità che tu, grazie a Domani, hai tirato fuori in questi giorni, dando anche una svolta giornalistica a tutto il caso, volevo avere un commento anche dal direttore di Libero, da Senaldi, proprio su questa vicenda. Cioè, a te che cos'è che ti colpisce di più della storia di Fontana? L'aspetto, come dire, relativo alla compravendita, alla questione dei camici, oppure tutto l'altro aspetto che ancora non ha risvolti giudiziari? Io questo lo continuo a ripetere all'inizio, almeno fino a prova contraria, non so se Tizia me lo può confermare. Per ora il governatore della regione Lombardia è indagato soltanto per la vicenda relativa alla compravendita dei camici e del materiale sanitario. Sulla vicenda invece dei suoi soldi c'è un'inchiesta giornalistica importante che ha, quella sì, dei risvolti politici. Ed io è su questa che ti voglio interrogare, più che sull'aspetto giudiziario. Allora, io in realtà sono più colpito dalla vicenda dei camici, perché credo che finché non vengano dimostrati dei reati di Fontana sull'aspetto del suo patrimonio personale,
questa non sia una vicenda pubblica, cioè il patrimonio di Fontana nel momento in cui lui l'ha diciamo così denunciato, no? Reso esplicito in quanto presidente di una regione, non è più una cosa pubblica, è un affare suo. Quello che può essere pubblico invece è la vicenda dei Camici, e secondo me lui lì è stato un po' goffo, perché nell'emergenza Covid lui aveva assolutamente tutto il potere di assegnare a questa azienda, all'azienda di suo cognato, la produzione dei Camici. Evidentemente, ma poteva farlo legalmente. Evidentemente, secondo me, lì si è incartato. Come faccio a dire cosa è successo? Anche perché, secondo me, la cosa, e ti devo dire, e questo lo dico un po' con perplessità, la cosa che mi lascia un po' perplesso è che cambia troppo spesso la versione, no? E allora io posso capire che quando uno ha dietro sia la stampa un po' ostile, sia i magistrati, posso capire che entri un po' in difficoltà e nel panico. Però più volte uno cambia la versione, più confonde le acque sulla propria rispettabilità. Sì, questo certamente, questo è interessante. Tizia. Posso dire una cosa sola? Certo. Sì. Una frazione di secondo. No, siccome Senaldi sembra abbia dato per scontato che il presidente della Lombardia abbia dichiarato quei soldi all'estero e quel conto all'estero, a me questo non risulta. A voi risulta l'esistenza di una dichiarazione in cui tutto Fontana dice io ho un conto alle Bahamas con 5 milioni? No, questo no. Risulta, però lui li ha scudati. No, lui ha, siccome quei soldi sono stati scudati... No, è un altro discorso. È un altro discorso. Esiste una dichiarazione patrimoniale di qualche anno fa in cui lui dichiara di avere un mandato fiduciario di quella cifra lì, sostanzialmente, senza specificare dove si trovassero i soldi. Se era un conto e che fosse un conto. E lì sta tutta la questione. Allora, ricapito bene la questione come se lo spiegassi a un allievo della scuola primaria. Ritengo che sia la questione dei Camici, sia la questione dei conti esteri abbiano una loro dimensione politica rilevante, cioè. Però caro figlio, supera... stavo parlando del conto, parti dal conto, sennò parlavi di tutte e due. Supera ovviamente la questione giudiziaria. I conti esteri si incrociano nella vicenda dei Camici perché Fontana a un certo punto, cercando di camuffare quell'affidamento come una donazione, dispone un bonifico dal suo conto svizzero tramite un mandato fiduciario, cioè una cosa un po' complicata, sostanzialmente attraverso una fiduciaria che scherma la provenienza a Svizzera di quei soldi, tanto che questa operazione verrà segnalata dall'antiriciclaggio di Banca d'Italia, perché per Banca d'Italia Fontana ha cercato di camuffare un bonifico estero Italia come se fosse un bonifico Italia su Italia. Quindi un'operazione sospetta, e da lì scoppia ovviamente il caso conti esteri, perché si scopre che il conto svizzero illecita perché priva di una causale giustificata, però la questione poi diventa tutta politica, perché si scopre che era un conto svizzero, è vero, scudato nel 2015, ma che era collegato prima ancora a un trust, e prima ancora scopriamo, abbiamo scritto sulla newsletter di domani, che già nel 1997, non gli anni 80 come ha dichiarato Fontana nell'intervista Repubblica, ha aperto un conto intestato alla madre, ma sul quale lui era delegato ad operare, cioè quindi era delegato alla procura per fare delle operazioni bancarie. Quindi è una grandissima menzogna quella che ha dichiarato che novità il presidente. Che novità in più c'è oggi che possiamo dire? Rispetto a tutta la vicenda? Le novità sono quelle che abbiamo raccontato in questi giorni. Cioè, la questione è, perché Fontana non risponde quel conto del 1997 aperto dalla madre 74enne, dove lui era delegato ad operare? Noi chiediamo semplicemente di sapere
che tipo di operazioni ha fatto su quel conto, quando lui già nel 97 era già sindaco di un paesino della provincia di Varese. Quindi tu dici l'interesse, diciamo, pubblico perché siccome lui all'epoca era sindaco, il fatto che da sindaco usasse... La trasparenza di un personaggio delle istituzioni, di una persona delle istituzioni, deve essere come dire... No, perché sennò non si capisce perché lui aveva già un incarico pubblico e quindi tu giustamente dici, a fronte di questo, su questo deve chiedere. E attenzione, mentre scorre la diretta arriva un'agenzia che salda, guardate, le due questioni, Fontana interviene su Open Arms, esprime la sua solidarietà a Salvini e poi dice: per la prima volta nella storia della Repubblica si consente di portare a processo la decisione assunta da un Ministero dell'Interno e dal Governo. Esprimo la mia solidarietà piena a Matteo Salvini, scrive Fontana, e vado avanti a testa alta, con la coscienza pulita sulla mia vicenda, guarderò tranquillo i miei figli negli occhi perché ho fatto il mio dovere con determinazione e con buon senso. Senaldi. Ma queste sono cosa vuoi che come no, posso questo, commentare? No, questo è un ragionamento che ho dato. No, ti volevo rispondessi a Tizian. Ma anche qui io non è che io conosca francamente tutti gli spostamenti e i conti di Fontana. Io seguo la Lega come tutte le altre forze politiche, quindi lui ha un'inchiesta e vedremo. Qui la cosa importante secondo me è se ci sono reati o non reati. Al momento non sembra che ce ne siano, secondo la magistratura. Siccome la magistratura è molto sollecita in genere a indagare gli esponenti della Lega, come si dimostra per esempio nel caso Open Arms, se noi vogliamo collegare le cose, il fatto che ancora non si sia mossa su questi conti svizzeri mi fa pensare che non ci siano reati, perché visto che molto spesso quando c'è un leghista si muove anche quando è convinta che non ci siano reati, no? E qui l'intercettazione di Palamara a Docet, se non si è mossa significa che proprio non Francesca ce n'è nemmeno. Carrarini, però io non posso saperlo perché francamente io non mi interesso dei conti ci interessiamo perché è una questione giornalistica di rilevanza pubblica, non perché siamo dei guardiani. Non è un vicino di casa il governatore di una regione. No, cioè, diciamo, non è che normalmente mi interesso dei conti dei bonifici di Senaldi né di quelli di Telese, per carità, ognuno fa quel che gli pare. Però con Francesca Carrarini andiamo invece a Varese e cerchiamo di avvicinarci meglio a questa storia. Vediamo. Questo è lo studio legale di Attilio Fontana, nel centro di Varese. Il suo socio storico è Luca Marsico, che durante l'emergenza è stato nominato consulente per una partecipata pubblica regionale, con il compenso di 22.000 euro. Penso sia sempre stato così. Non credo che ci sia grande differenza. Ma questa è la politica, non ci vedo niente di strano. L'ultima polemica è intorno al governatore Fontana dopo la scoperta del patrimonio scudato da oltre 5 milioni di euro detenuto in Svizzera. Ma il presidente possiede anche immobili come questi. Dentro ognuno di questi palazzi c'è almeno un appartamento di sua proprietà. Secondo l'Agenzia del Catasto in totale sono 35 proprietà intestate, ci sono sia appartamenti che spazi di piccolissima metratura, soffitte, cantine, negozi, sono comunque tutti tra Varese e Induno Olona, che è il suo paese natale. Lo conosceva anche da solo? Sì, qua di Induno, che aveva una farmacia. Io c'ho la farmacia. Il padre di Fontana, no? Era dottore. Dottore qui a Induno? No, sì, qui, ma lavorava all'ospedale. Erano ricchi di famiglia? Sì. 5 milioni di euro in Svizzera. Sì, Svizzera, E questo è il golf club di cui è socio da una vita. Ci hanno detto che era un golfista appassionato da anni. Sì, lui è socio storico qua. È anche un bravo giocatore, anche la figlia. Chi conosce personalmente il governatore è lui, suo cugino Antonio, che lavora nella farmacia di famiglia. Ma lei lo sente, suo cugino? L'ho visto stamattina, poi sono andato via a prendere dei prodotti per la acidità di stomaco, perché veramente con tutta questa un storia. Un po' stressato ultimamente. Aspetta, ma di questi 5 milioni di euro scudati in Svizzera? Sì, sono cose che
Ma lei prima che uscisse sulla stampa lo sapeva che suo cugino aveva questo tesoretto? Lui ha scudato i soldi, ci paga le tasse su quei soldi, l'ha solo tenuto fisicamente in Svizzera. È come se valesse qui da noi, perché paga le tasse di qua, paga il fatto che sia in Svizzera, c'è stata una cosa, penso, fisica. Secondo lei c'è stata anche dell'evasione pura? Questo non posso sapere, lo sai. Secondo me uno può anche pagare le tasse per essere qua per là. È che sono tanti soldi, no? Cioè, uno si chiede come si siano potuti trascimolare. Guarda, mia zia è morta a 90 anni, ha lavorato 70 anni. Mio zio è morto a 80 anni, ha lavorato 60 anni. Faccia dei conti, probabilmente ci arriva per i 5 milioni. Quindi anche lei c'ha un tesoretto da 5 milioni? Ma io lavoro da 10 anni, quindi no. Però la sua famiglia... L'implacabile dolcezza di Francesca Cararini e questa rivelazione, e ce ne dispiace che Fontana ha avuto forti bruciate di stomaco. Questo lì è una politica per cui si soffre, si metabolizza. Però diciamo nel che corpo. Essere ricchi di famiglia non deve essere una colpa, no? Io dicevo, bellissimo il pezzo classici. Della nostra Cararini, l'elenco delle proprietà di Fontana sono note. La ricchezza non deve essere una colpa. Il problema qual è invece? Deve essere che i patrimoni di chi governa devono essere assolutamente trasparenti, perché ha a che fare con l'etica della politica. Cioè noi dobbiamo, il cittadino deve conoscere tutto quel che riguarda un patrimonio di un politico, perché deve sapere come si finanzia, certo. Chi lo finanzia. Io sono d'accordo, trasparenza, glasnost, e così si evita qualunque cosa. Lo volete dare sapendo che ha 5 milioni sul conto o nessuno, 30 muti, il villozzo, quello che volete, di tutti i politici, alla fine, prima o poi noi arriviamo a sapere le cose. Sentiamo Senaldi. Ma voi vi ricordate che noi c'è un politico che ha detto... ho 10.000 euro sul conto e pochi mesi dopo ho comprato una villa da 800. E infatti gli abbiamo fatto un paiolo così, noi Stampa Democratica, Matteo Renzi e al suo villozzo. Dopodiché, quindi è la stessa questi, cosa con questi immobili di Fontana risultavano nella sua dichiarazione dei redditi? A quanto ho letto risultavano sì, nella certo. sua dichiarazione dei redditi. Ma noi stiamo parlando ora, stiamo parlando dei conti esteri che... stiamo parlando del conto, che tu dici che non è una notizia. Si intrecciano con la sua carriera politica. Essendo scudato risulterà il conto, no? Dopo no, sì, no, certo. Diciamo sì, però quello che non è chiaro è che basterebbe appunto una spiegazione molto semplice da parte del governatore. Nel 97 da 2 anni sindaco e scopriamo che è appunto il primo conto estero 1997, poi nel 2005 quando nel frattempo diventa presidente del Consiglio regionale, poi diventa sindaco di Varese, nel 2005, quindi in questo percorso politico, diventa erede beneficiario di un trust alle Bahamas. Voglio dire, qualche spiegazione caro figlio, la meriteremmo, ecco, solo questo. Prego. Io vorrei che ci avvicinassimo un po' di più agli aspetti pratici di queste cose per cercare di decifrarli in base a questi aspetti pratici. Se io ho dei soldi legittimamente guadagnati di cui voglio disporre, vado nella banca qui dietro casa, apro un conto e verso questi soldi, poi glieli faccio investire, cerco di guadagnarci su facendo degli investimenti se sono abbastanza e voglio poterne disporre con facilità, avendo lo sportello qui sotto e tutti gli strumenti per disporne liberamente. Se li metto in Svizzera, intanto spendo un sacco di soldi in più, spendo un sacco di soldi in più. Perché i conti in Svizzera... Scusa caro figlio, perché dice non è vero Senaldi? Banche... No, scusa, no, solo no, per capire, no, perché dice non è vero? Perché? Perché? No, però così gli consentite perché di interrompere... Se uno è un piccolo risparmiatore, come posso essere io? Se uno è un piccolo risparmiatore, come posso essere io, certamente fa questa cosa. Se uno possiede milioni di euro... forse non li mette nella banca sotto casa, ma si preoccupa di metterli bene, facciamo altrove, finire prego, caro figlio. Cioè ci sono molte persone che magari non fidano tanto del sistema bancario italiano, facciamo o del governo italiano portano i soldi all'estero legittimamente. Riprendo da dove sono stato interrotto.
Portare i soldi all'estero comporta spese notevoli, normalmente proporzionali a quello che si versa, e disagi, perché la gestione di quei soldi è normalmente condizionata a una serie di ostacoli, ivi incluso il fatto che normalmente si usano gli intermediari fiduciari, come ci diceva Giovanni Tizian. Questo non significa in sé che sia illecito portare i soldi all'estero, ma indubbiamente noi ci domandiamo ogni volta che esiste una soluzione più economica e più semplice e una più costosa e più complicata, perché uno dovrebbe scegliere quella più costosa e più complicata invece di quella più semplice e più economica. Naturalmente questo deriverà dalla cultura del sospetto, ma la domanda è legittima. Permettetemi di fare un passo indietro che ci riporta alla riflessione che abbiamo fatto sui barboncini e ci ricollega all'uso dell'espressione «la magistratura si occupa della Lega» che ha fatto il direttore Senaldi. Dire «la magistratura si occupa della Lega» equivale a dire che c'è lo sbarco dei barboncini, perché usare un'espressione generale che indica la magistratura come corpo, laddove gli interventi giudiziari singoli dipendono dalle singole procure, perché in questo paese vige il principio dell'autonomia della magistratura e ogni procura non è subordinata gerarchicamente a nessuno se non a se stessa, significa creare un meccanismo di confusione, tranne che a Palamara, naturalmente. Vi piace molto Palamara, vedo, per molte ragioni, ma la questione quali? Non cambia al di là di queste per battute che non fanno piace? Ridere moltissimo, e cioè gli piace moltissimo perché evidentemente consente di confondere le acque su una questione che è molto semplice. Palamara ovviamente non aveva nessun potere di influenza sui singoli uffici giudiziari, mentre è stato il protagonista di una disdicevole stagione di gestione del potere al Consiglio Superiore della Magistratura. Resta il fatto che le iniziative giudiziarie delle procure dipendono dalle procure e non da un organismo sovraordinato che le governa, ma parlare di magistratura in generale è come parlare di sbarco di barboncini, semplicemente, forse al di là delle intenzioni, una mistificazione. Allora Tizian, siccome prima avevamo citato questo elemento nuovo che è uscito, che sarebbe questo messaggio WhatsApp, che prego la regia di riproporlo così lo contestualizziamo e cerchiamo di far capire bene a che cosa si riferisce, è il messaggio che il cognato di, eccolo qua, il cognato di Fontana, cioè Andrea Dini, l'imprenditore della società Dama: ciao, abbiamo ricevuto una bella partita di tessuto per camici, li vendiamo a 9 euro e poi ogni 1000 venduti ne posso donare 100, che è un messaggio WhatsApp girato a una onlus di Varese. E perché questo messaggio diventa importante? Perché sono importanti i tempi e le date di questo messaggio, no? Ci puoi spiegare bene che cos'è che non torna? Beh, non torna, diciamo, a questo messaggio ne dobbiamo aggiungere un altro del 19 maggio, che è il giorno in cui Fontana dispone il bonifico per la società del cognato. Per risarcire, diciamo, il cognato. E anche moglie, perché della società fa parte anche, diciamo, con soldati, il 10%. Con il 10%. Poi improvvisamente, dopo qualche giorno, quel bonifico viene annullato. Ecco. C'è proprio una corrispondenza col suo fiduciario di questa società fiduciaria in cui dice basta, poi vediamo più avanti, ma adesso non se ne fa più nulla. Che cosa è successo? Probabilmente è successo che Report, l'inviato di Report della trasmissione Rai 3, era andato già a cercare di capire un po' l'affare dei camici, no? Quindi una fornitura assegnata senza gara che diventa una donazione con un bonifico fatto da un conto svizzero tramite la fiduciaria, e poi la sorpresa finale, cioè una parte di quei camici alla fine si potevano anche vendere a, cioè, una sostanzialmente onlus, mentre, cioè, Dini della società Dama, il cognato di Fontana, stava trattando con la regione, esatto, sulla famosa questione del numero di camici, dall'altra stava piazzando, esatto, quegli stessi camici da un'altra parte. E una serie di camici non li ha mai consegnati, malgrado fossero nella cosiddetta fornitura donazione. Tant'è che sono stati sequestrati, esatto, l'altro dalla giorno dalla Guardia di Finanza. Comunque la prendi, questo mi sembra il punto interessante di quello che diceva Senaldi, da qualunque punto lo prendi, c'è un punto di incongruenza, no Pietro? Ma guarda, io quello che ho detto prima, il punto che a me
più sorprende dell'intera vicenda è quella dei Camici e non quella dei suoi conti, perché io ritengo, io se avessi 5 milioni di euro mi porrei il problema se tenerli in Italia o spostarli da un'altra parte, non avendoli non me lo pongo, ma se fossi un multimilionario mi porrei il problema di cosa fare e dove piazzare, sarei anche disposto a pagare delle commissioni perché questi soldi mi fruttassero, cioè non andrei dal funzionario sotto casa se fossi un multimilionario a farmi gestire il mio matrimonio. Per quanto riguarda i Camici, io ho tutta la volontà, io sarebbe molto più semplice se la versione non cambiasse ogni 5 minuti e se ogni giorno non si scoprissero nuove cose. Perché questo fatto che la situazione evolva sempre non aiuta a chiarirsi le idee. Stai scatenando i tuoi mastini sulla vicenda? I tuoi mastini io non ne ho, non facciamo quello che possiamo. I tuoi barboncini, non volevo dirlo perché altrimenti si faceva riferimento alla parte precedente di trasmissione. Quindi i tuoi mastini li stai scatenando sulla vicenda Fontana o no? Stiamo seguendo questa. Allora, secondo noi la vicenda Fontana non è che, voglio dire, mi interessa meno, dai. La stiamo seguendo come tutte le altre vicende, noi abbiamo anche altre priorità. Sì, no, ma non diciamo è così. Però la stiamo seguendo, abbiamo aperto più volte, abbiamo sentito Fontana. No, ma non voglio fare io la linea del giornale. Allora, se stiamo seguendo, non la stiamo nascondendo. Faccela vedere poi la prima pagina. Non so se per i mastini o per i Camici, quindi a lui la parola. No, tra l'altro stavo pensando, per fortuna nessuno ha portato un alano sulle barche, perché la vicenda sarebbe stata più complicata. No, mi trovavo, diciamo, in questo caso con simpatia, ho constatato l'imbarazzo del direttore Senaldi di fronte alla opportuna domanda di David Parenzo, perché evidentemente ognuno di noi ha le sue gerarchie di interesse, alcune cose interessano di più e altre interessano di meno. Ma vorrei riportarmi un attimo a alcune cose che ha detto Giovanni Tizian è che in qualche modo ho detto anch'io nella prima parte della trasmissione. Il tema centrale della democrazia, la natura, l'essenza, l'ontologia, direbbero i filosofi, della democrazia è la trasparenza. Se noi dovessimo usare una sola parola per indicare un carattere essenziale della democrazia, questo sarebbe la trasparenza, cioè il fatto che i cittadini, i destinatari del potere, possano vedere quello che succede nelle stanze di chi il potere lo esercita, non solo nelle stanze deputate all'adozione dei provvedimenti, ma anche nelle stanze private, per poter, naturalmente non gli affari personali privati, ma le questioni patrimoniali che hanno un diretto contatto, una naturale frizione con le questioni politiche, con il modo in cui si svolge l'attività politica, devono inevitabilmente essere trasparenti, ci piaccia o non ci piaccia. Se ci sono delle cose nascoste, se ci sono delle cose occultate, se ci sono delle cose per le quali si stendono cortine fumogene, o come ha detto, devo riconoscergli, diciamo, onestà intellettuale, Senaldi, versioni ripetutamente contraddittorie sullo stesso tema, significa nel migliore dei casi che questa trasparenza manca e significa nel migliore dei casi che la democrazia è indebolita e noi in questo momento abbiamo bisogno di una democrazia forte, capace di affrontare le sfide della modernità, non una imitazione pallida e inefficace di certi populismi pericolosi e straccioni che vediamo per esempio nell'est Europa e in altre parti del mondo. Bene, allora grazie, e incombe su di noi il dibattito forse più atteso della serata. Abbiamo ricevuto di nuovo centinaia di mail. Guardate, sta arrivando il banco che ormai è parte fisso degli arredi di Nonda. Guarda. Con sopra lo scartafascio di tutte le mail che abbiamo ricevuto, e dietro questo straordinario congegno si prepara la ministra Azzolina. Nel salutare Tizian e ovviamente caro figlio, ricordando il suo libro La misura del tempo, ma ricordando anche che il Corriere della Sera da qui a ottobre dedica a caro figlio un grande omaggio letterario con tutte le sue opere, ora è in edicola alle 3 del mattino, quindi per gli appassionati della materia hanno occasione di trovare caro figlio, non lui fisicamente. No, se visto che c'è la Azzolina, chi vuole fare ripetizioni può trovare l'opera Omnia
l'opera. Grazie a Senaldi. Senaldi ci mostra gentilmente, guarda, guarda come è precisa la ministra che è entrata con, certo, è passata vicino a differenza di Luca Telese. La ministra Azzolina usa sempre la maschera. Ci fai vedere per favore, direttore, la tua prima pagina di domani? Non ce l'ho qui. Perché è nell'altra stanza, non ce l'ho qui. Dai, vai a prendere il titolo. Vai. Sinistra, avvocata dei clandestini, Renzi cambia idea per l'ennesima volta, Salvini va a processo. Beh, semplice, no? Piace anche a Carofiglio questo titolo. Sava Sandir. Che titolo avrebbe fatto Carofiglio? Facciamo proprio questo contest con Senaldi. Se fossi direttore di Libero. No, se fosse direttore del giornale Caro Figlio. No, il suo Salvini titolo di oggi. Processo, mi sembra corretto. Salvini la notizia asciutta. Molto la notizia prima di tutto. Grazie, sì. Caro Figlio. Allora, grazie Senaldi. Grazie al ministro Azzolina di nuovo con noi. Prego. In studio. E questa è stata la settimana delle voci impazzite che girano. Sembra che non si farà più in tempo a comprare questi banchi, i produttori hanno detto che non sono in grado di produrli, il commissario Arcuri ha prorogato i 5 giorni il bando. Qual è il suo punto? E poi vediamo subito il pezzo di Alessio Schiesari. Io penso che in questo momento... Io non ho fatto altri lavori nella mia vita, ho fatto sempre questo, solo questo. Banchi da scuola, tavoli da scuola, lavagne da scuola, cattedre da scuola. Emilio Salvatorelli è il proprietario della seconda più grande impresa italiana specializzata in arredi scolastici. A breve sarà assegnato il mega appalto per 2,5 milioni di banchi che dovrebbe far ripartire le scuole, ma l'umore dell'imprenditore non è quello che ci si aspetterebbe. Parteciperete alla gara del commissario Arcuri? No, non partecipiamo perché non abbiamo la capacità per poter soddisfare quei termini che sono indicati nel bando. Chi in Italia è in grado di rispondere a quel bando? Nessuno, cioè, io mi sono confrontato con altri miei colleghi che ci occupiamo di questo settore, con i miei colleghi, nessuno di noi può farlo. Il tempo è troppo breve. 2 milioni di pezzi, bisogna organizzare aziende diverse, bisogna fare un piano Marshall. La prima cosa, devi far sedere al tavolo chi fa l'acciaio e chi fa il legno. Perché se quelli non ti danno l'acciaio e ti danno il legno, di che parliamo? Poi devi far sedere i fabbricanti e poi devi far sedere quelli che devono trasportare 4.000 camion, 10.000 camion. E questa è la guerra, perché tu ti servono le armi, però se è una guerra tu devi coinvolgere tutti quanti, ci vogliono i generali, ci vogliono gli ammiragli. E dove stanno? Ma tu non li fai sedere, cioè tu hai fatto sedere solo gli ammiragli della politica e quelli del mondo reale, perché non li fai sedere? I tuoi operai cosa dici di questo bando? I miei operai, io dovrò, può darsi che nella primavera prossima dovrò fare la cassa integrazione e ridurci a fare meno lavoro, perché il mercato sarà invaso da questi banchi. Che messaggio vai alla ministra Azzolina? Che deve verificare bene questo compito che ha assegnato al commissario straordinario. Se questi banchi non ci saranno nelle aule, questi 2 milioni di banchi, perché parliamo di 2 milioni di banchi, deve fare un piano B. E lo deve fare subito, lo deve fare domani mattina, non deve aspettare il 10 di agosto o il 15 di agosto, perché più aspetta e peggio è. Allora, questo servizio è partito subito, ma evidentemente prepotentemente voleva introdurre la nostra discussione e quindi partiamo da qua. Ministro. Allora, i banchi singoli sono una necessità legata al distanziamento, che il Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Salute ci ha messo nero su bianco. La gara è europea, se ne sta occupando il commissario Arcuri. Io penso che in questo momento tutto si debba fare tranne che continuare con questi toni apocalittici e catastrofisti sulla scuola, perché questo fa molto molto male alle famiglie. Si spaventano e non va assolutamente bene. Però, stiamo, scusi, tutti ministra, i giorni. Però se lei dicesse, attimo, io sono sicura che la gara va evasa e che il signor Salvatorelli, di cui io ho apprezzato molto la passione e anche la chiarezza, ha delle preoccupazioni infondate, noi finiamo il dibattito. Si è contraddetto, perché ha detto che da una parte ci sarà questa invasione di banchi e che addirittura dovrebbe mettere in cassa integrazione gli operai, quindi sta dando per scontato che questa invasione di banchi ci sarà.
Avete sentito, no, quello che ha detto? D'altra parte lo voglio anche rassicurare dicendo che questo non sarà il primo e l'ultimo investimento che noi faremo sugli arredi scolastici, perché l'obiettivo di questo governo è investire sulla scuola. I dirigenti scolastici ai quali abbiamo chiesto che tipo di banco volete, perché lo abbiamo chiesto a loro, hanno fatto una richiesta per 2,4 milioni all'incirca di banchi. Questa risposta da parte delle scuole di 8.000 autonomie scolastiche ci dice una cosa ben precisa. In questo paese non si è investito sugli arredi, perché da 30 anni abbiamo quei banchi. Lei magari troverà il suo chewing gum, non so se è stato così incivile. Sì, sicuro. Non so se è stato così incivile. Se lo fa anche qua, se lei sente per molto incivile, ma non mi piace. Potrebbe anche essere che si trova sotto il banco e lo ritrova nei banchi di suo figlio oggi. Questo è il problema. Beh, però quello era un ricordo straordinario. Se ci hanno chiesto 2,4 milioni di banchi, un motivo ci sarà. Però ecco, però scusi, ha detto molte cose giuste, ma il punto è... Ci avete detto voi, ci servono banchi, poi avete fatto un censimento, lo ha fatto lei, ha fatto bene, 2,5 milioni di banchi, poi sappiamo che 2 milioni sono di tipo singolare classico, chiamiamolo così, e 500.000 circa di quel tipo innovativo con le rotelle. 440.000. Bene, ma la domanda è, questi banchi saranno in grado di essere acquistati in tempo utile, distribuiti per il 14 settembre? Se lei mi dice... Sì, io ne sono convinta, nulla questo, finisce qualunque dibattito. Ma posso sapere perché tutte le settimane, tutte le mattine sui giornali c'è il dubbio se questa cosa si riuscirà a fare? Perché avete detto che l'apertura della scuola è subordinata per un'altra ragione. A questa fornitura. No, questo è un errore. È un'altra ragione, l'ha detto Arcuri, di che parla? Arcuri ha dato le sue... Le leggo esattamente che cosa... Però faccio una domanda alla volta. Sì, allora, è subordinata la scuola, arrivano dei buoni banchi? Questo è già il primo errore. Perché noi abbiamo messo 2,9 miliardi di euro sulla scuola per settembre. Immagini un puzzle, ok? Il puzzle si compone di diversi pezzi. Il primo pezzo, quello più importante in assoluto, è l'organico. Quanti docenti? Benissimo. Però siamo sul tema, ho capito. Questo è il tema. Quindi la scuola può aprire anche senza 2 milioni e mezzo di banchi? È una novità, eh? No, io sto dicendo che è un puzzle dove ogni pezzo va incastrato. Sui docenti e sugli altri, che sono il pezzo principale... Noi abbiamo scritto un decreto per cui a settembre stiamo mettendo il primo miliardo, un miliardo, con dei criteri che sono quelli che le regioni ci hanno detto, gli uffici scolastici regionali, cioè ci hanno detto ci servono X persone, più ancora la popolazione studentesca che abbiamo regione per regione. Questo è il primo pezzo. L'altro pezzo sono gli spazi. Quali spazi abbiamo in una scuola che per negli ultimi 10 anni è stata... violentata da tagli che ci sono stati e che ci hanno portato alle classi online. E li state cercando. E li stiamo cercando. E le sta girando l'Italia. Noi abbiamo trovato anche a Firenze. Gli arredi sono una condizione sì o sono una condizione no? Gli arredi sono un'altra condizione insieme a tutte le altre. Sono indispensabili come condizione? Non si fa il processo a priori pensando che necessariamente questi banchi non arrivino. Perché i processi a priori li ho vissuti anche sugli esami di Stato. No, ma è il contrario. Se non arrivano può aprire la scuola. Noi le scuole le riapriamo. Anche se non arrivano i banchi in tempo. Il 14 settembre noi le scuole le riapriamo. Anche senza i nuovi banchi. E sto dicendo che bisogna smetterla di spaventare le famiglie. Perché le famiglie vogliono giustamente che i propri figli ritornino a scuola a settembre. Io questo catastrofismo l'ho vissuto anche per gli esami di Stato. Ho visto per un mese intero articoli di giornale in cui si diceva gli esami di Stato non si faranno mai. L'Azzolina sta mandando a morire per omicidio colposo gli studenti e il personale scolastico a scuola. Non l'abbiamo mai detto. No. Voi no, altri sì. Ho letto tantissimi articoli di questo genere. Abbiamo la pubblicità e poi ci torniamo, Ministro. E gli esami si sono ministro. Fatti e sono andati bene. E questo ce l'ha detto... E nessuno poi l'ha detto. Allora, abbiamo la pubblicità, poi ci leggi dobbiamo semplicemente fare chiarezza su questo, perché l'unico dato certo per ora, la scuola riaprirà, ma l'altro dato certo, lo ha ricordato Arcuri stesso, è che ha dovuto allungare i termini del bando perché la prima gara è andata deserta. E allora, ma lo vedremo tra poco... No. Sarebbe andata deserta. Non è andata deserta. Allora, ce lo spiega dopo la pubblicità. A tra poco. E allora di nuovo in diretta
diretta con la ministra Lucia Azzolina, ormai è l'appuntamento fisso del giovedì per dirimere in questa prima parte la questione dei banchi. Allora, molto rapidamente, c'è un dato certo, cioè che il commissario Arcuri ha prorogato il bando per i banchi, questo è un dato di fatto. Ma c'è un secondo elemento, viene posticipata dal 31 agosto all'8 settembre il termine per l'imballaggio, il trasporto e la consegna dei banchi stessi. E viene spostato dal 7 al 12 settembre, ovvero due giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. Allora, questo è stato fatto evidentemente perché il commissario dice i tempi sono stretti, finora la gara non ha dato i risultati sperati, quindi allunghiamo i termini di consegna. Questo è corretto? Ovviamente, però mi faccia tornare un attimo indietro. La gara non è andata deserta. La gara, come prima lei ha detto, sono stati allungati i tempi. Questo sicuramente sì, per dare più spazio, perché è una gara europea, quindi è bene che tutti vadano a leggersi esattamente cosa c'è scritto in quella gara. La cosa fondamentale è che quei banchi arrivino ovviamente prima dell'inizio dell'anno scolastico. Qui il rischio è che arrivino due giorni prima, stando a quest'ultimo bando, Ma tanto, guardi, le scuole già adesso stanno lavorando sugli spazi, io sto girando regione per regione. Faccio un esempio, lunedì in Toscana sono andata al Teatro della Pergola e lì hanno già allestito gli spazi per portare gli studenti. Stiamo lavorando con gli enti locali, attenzione che gli enti locali in questo momento hanno un ruolo fondamentale. Io oggi ho firmato per altri 30 milioni di euro da dare agli enti locali. Stamattina ho incontrato i collaboratori dei dirigenti scolastici, che sono delle figure eccezionali, fanno un lavoro enorme nelle scuole, che mi dicevano, ciascuno un po' per la propria scuola, come si stanno organizzando, e una mi diceva, noi abbiamo 6 aule che prima non erano utilizzabili, l'ente locale ci ha detto che interviene, noi con quelle 6 aule siamo a posto. Bene. Un altro, ma faccio l'ultimo esempio così capiscono anche le famiglie come ci si sta organizzando. Un altro collaboratore mi ha detto invece, a noi hanno promesso di metterci in un plesso dismesso, quei plessi dismessi, quei 3.000 plessi che a causa della riforma Gelmini, del dimensionamento scolastico, del taglio che c'era stato ai tempi, ecco lì andranno gli studenti. Ma questo è quindi il giro che sta facendo e della sua responsabilità. Il lavoro degli enti locali è fondamentale, tra l'altro hanno poteri commissariali oggi i sindaci. Bene, e i presidenti di provincia. Ma io voglio che su questo, ma credo che serva anche a lei, ci sia una risposta chiara. Se i banchi, si allunga il termine, quindi la prima previsione non andava bene, i produttori italiani, e credo che sia una cosa importante, sono insorti con il commissario Arcuri dicendo che il bando era scritto male, ad esempio c'era un vincolo di qualità che diceva può partecipare solo chi ha prodotto negli ultimi anni queste quantità, molti non l'avevano fatto, non voglio entrare in questo. Siccome lei non è responsabile della fornitura dei banchi, ma è responsabile dell'apertura della scuola, il ministro garante di questa funzione, se i banchi non arrivassero in tempo, la scuola riaprirà comunque? Se lei ci dice questo, siamo tranquilli. È un titolo di giornale importante perché rassicurerà le famiglie. La scuola deve riaprire comunque. Io non so più in che lingua... Anche se non ci sono i banchi nuovi? Io non so più in che lingua rispondere ormai. Ma questo l'italiano, non mi risponde alla domanda. L'italiano ormai non basta... Ho detto che la scuola il 14 settembre riapre. Quindi anche senza banchi nuovi. E ancora lo vogliamo ripetere in ma dobbiamo tranquillizzare. Se no ci mettiamo a seguire tutto il bando minuto lingua, per minuto. Ma il problema è che il dibattito che è nato sui banchi, Telese, è sbagliato. Perché è totalmente sbagliato. Perché uno, stiamo finalmente investendo dove gli altri non hanno fatto. Siamo contenti. Due, è un puzzle che, come dicevo prima, si compone di tanti elementi. Perché il primo elemento fondamentale sono gli spazi. Altra cosa, l'organico. Per cui stiamo mettendo. Ma lei sa che i puzzle, se miliardo, manca un pezzo, non lo puoi completare. Si mette un altro pezzo e si completa. Perché la scuola è più importante. Nella stessa dimensione. Perché la scuola è troppo importante. Non ha mai fatto un telefonata. Sono appassionata anche di puzzle. Però quelli d'arte. Sentiamo chi c'è in linea. Buonasera, pronto? È vero, quelli d'arte, bellissimo. Pronto? Sì, buonasera. Come si chiama? Sono Flavia De Luca, sono la proprietaria di due asili nido su Roma e nello specifico mi sento di parlare un po' per tutto il settore degli asili nido, soprattutto nella città di Roma e nella regione Lazio. Sì, molto rapidamente proprio, Flavia, prego, sì, dica. Proprio per non spaventare le famiglie vorrei chiedere alla ministra Azzolina intanto come mai oggi al 30 di luglio non abbiamo, per la prima volta abbiamo sentito parlare a livello nazionale della parola nido. Okay.
e se il fatto che a breve usciranno le linee guida non sia già un tempo non più concepibile per poter organizzare le strutture a livello comunale e regionale a settembre. Giusto, grazie Flavia. Asili nido, un tema che riguarda tantissime famiglie, anche perché diciamo luogo indispensabile per la formazione e la crescita dei nostri bambini in una fase molto delicata e condizione necessaria per mandare le famiglie al lavoro. Cioè sono questi due aspetti che riguardano il nido. Gli asili nido sono fondamentali e ricordo anche uno dei discorsi che fece il Presidente del Consiglio dei Ministri all'inizio, dove disse che sugli asili nido proprio bisognava investire e in quella direzione sicuramente andremo. Delle linee guida si sta occupando il Vice Ministro Ascani, stiamo aspettando un parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico e dopodiché gli asili nido avranno le linee guida. Chiaro che anche lì si pensa sempre a dei piccoli gruppi, il distanziamento non è ovviamente possibile per gli asili nido, certo. Così come non lo è per le scuole dell'infanzia, dove le linee guida sono già pronte da un mese. Quindi a breve li avranno, stiamo aspettando l'ultimo parere da parte del Ministero della Salute. E da lì le comunicherete, quindi... Esatto. Sì, bene, sì, sì. Abbiamo cartello, mail 1, 2, 3, partiamo con la prima domanda. Come faranno i bambini disabili a usare il banco monoposto? E i bambini con deficit di attenzione e iperattività? È una domanda che ci arriva da Roberta e che abbiamo riportato in questa grafica. Allora, non dobbiamo ragionare a compartimenti stagni. Per cui se banco monoposto intendete quello o intendete il banco monoposto quadrato normale che esiste da diciamo nella peggiore delle ipotesi, quello normale e non quello nuovo. E allora esistono già in tantissime scuole. Non c'è un problema per i bambini disabili nell'utilizzare il banco monoposto. Glielo dico da insegnante di sostegno, che ha insegnato per diversi anni con dei ragazzini disabili, anche molto gravi, e i banchi monoposto sono sempre esistiti. E i bambini con deficit di attenzione e iperattività? Vale la stessa identica cosa, anche perché... Se qualcuno pensa in maniera erronea che quei banchi con le rotelle servano a far divertire gli studenti a fare le giostre in classe, accadrà, dai. Un attimo, no, avete una concezione degli studenti, e glielo dico veramente da insegnante, deleteria. Che siamo stati studenti. Io ho sentito in questi giorni le peggiori cose nei confronti degli studenti, anche ieri alla Camera dei Deputati, e se posto ci sono ad rimasta esempio, molto molto male. Ad esempio di che ho parla? Sentito l'intervento della Meloni. Mi dispiace, ma gli studenti non possono essere rappresentati come i peggiori dementi che ci sono nel paese, perché la concezione dei giovani in questo paese è sempre la stessa. Credo che la Meloni li abbia rappresentati come dementi. Cosa ha detto? Ha detto chiaramente che si sarebbero fatti i giretti con le rotelle, però torno al discorso, un bambino con deficit di iperattività o altro non ha quel banco, perché quel banco vale, abbiamo detto, per le scuole secondarie. Le scuole primarie hanno tutt'altra tipologia di banchi. Non a caso abbiamo fatto scegliere i dirigenti scolastici sulla base delle esigenze di ogni singola scuola. Chiaro. E sulla base anche del tipo di didattica che vogliono fare. Perché quel tipo di banco lì con le rotelle si predispone a gruppi di apprendimento, flipped classroom, debate. In ogni cioè scuola modalità ci saranno innovative. Diversi banchi che magari si prestano alle esigenze di ogni studente. Allora vediamo la seconda telefonata, il signor Andrea Crepax da Venezia, che pone una domanda interessante sul rapporto fra la vecchia legge Gelmini e la nuova legge, chiamiamola Azzolina. Allora sentiamo la sua domanda e il ministro risponde. Sì, buonasera a tutti. Io sono il papà di una di seconda superiore del liceo artistico Marco Polo di Venezia. Siamo stati informati 2 settimane fa dell'intenzione da parte della scuola di accorpare le classi seconde che, venendo da 6 classi prima, diventeranno 5 classi seconde con lo smistamento ovviamente di tutti quanti i ragazzi. Questo ovviamente è per l'esito della legge 81 del 2009 dell'onorevole Gelmini. E questo ovviamente va in controtendenza con tutte le cose che si dice la ministra Zolina, si dice anche il Presidente del Consiglio, di avere classi più snelle e anche ovviamente per mantenere il distanziamento sociale. Quindi volevamo sapere dal Ministro se cosa pensa di fare per risolvere questo impasse burocratico e se... ha intenzione di fare qualcosa. Grazie, prego. Se riesce a farlo insomma in velocità. Grazie, grazie molte. Allora, secondo la Gelmini devono essere tagliate le sezioni, secondo le direttive che ha dato lei invece
devono essere, come dire, diminuito il numero degli studenti. C'è un conflitto o la sua legge o le sue direttive cancellano la vecchia legge Gelmini? Allora, la legge Gelmini è la legge 81 del 2009, che legandosi ad una finanziaria per cui si riteneva che la scuola fosse il bancomat del paese, si decisero dei criteri per la formazione delle classi, per cui faccio un esempio, nella scuola secondaria, che è quella a cui faceva riferimento il papà, il minimo degli studenti per formare una classe deve essere di 27. 27. Anche nel caso in cui ci sono delle disabilità. Io quei tagli della Gelmini li ricordo personalmente sulla mia pelle, perché insieme ad altre 140.000 docenti, 140.000 furono le cattedre tagliate in 3 anni, io pur di lavorare fui costretta a trasferirmi per la seconda volta, andai dalla Spezia a Biella per evitare di restare disoccupata. Quindi mi ricordo bene quei tagli e soprattutto li ho vissuti da insegnante, perché insegnare in una classe che ha minimo 27 alunni è molto più difficile, perché tu non riesci a fare una didattica personalizzata per ogni singolo studente. Riesci forse a dare un vestito a taglia unica per tutti, che non va bene quando dovreste avere vestiti su misura. Cosa sto facendo io per rispondere a quella legge deleteria? Nel decreto rilancio abbiamo già messo la norma che inizia a derogare alla legge Gelmini. Però noi dobbiamo essere molto onesti con chi ci segue da casa e con tutte le famiglie e i genitori. 12 anni all'incirca, 11 anni, 12 anni di classi pollaio non le cancelli in 2 mesi, neanche se hai il ministro che ha la bacchetta magica. Il ministro Azzolina sta iniziando. Come inizia? Derogando a quella legge nel decreto rilancio e mettendo ora, in questi giorni, 1 miliardo in più sull'organico dei docenti e degli ATA, che servirà a rispondere anche quante a quelle determinate situazioni. Quanti insegnanti in più? Solo un attimo, questo è il primo miliardo. Dallo scostamento arriverà a un altro 1.300 milioni di euro. Di quello cui, che avete appena votato. Esatto, di cui una buona parte anche di quello andrà sull'organico. Noi abbiamo stimato un minimo di 50.000 assunzioni. Oh, questo allora... Un minimo di 50.000 assunzioni in più tra docenti e ATA. Da quando? Da settembre. Quindi da settembre ci saranno 50.000 persone in più. Chiamiamolo personale Covid al momento, ma per il futuro è la direzione che noi come governo vogliamo andare. Mi ricordo che nella prima puntata in cui le venne lei disse che il numero ottimale era 80.000. Ecco, non facciamo confusione, la prego Telese. Sì. 80.000 sono le richieste di immissioni in ruolo, di persone che io voglio assumere a tempo indeterminato. È la richiesta che abbiamo fatto al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esatto. 50.000 in più rispetto a tutto l'organico dell'anno scorso sono persone che prenderemo a tempo determinato se entrambe le richieste fossero vidimate dal Ministro Gualtieri, io fra l'altro l'ho incontrato ma non dico cosa... Mi ha detto sarebbero 150.000 persone in più di fatto? No, un po' di più, perché 80.000 sono le richieste di immissione in ruolo, a tempo indeterminato. Poi ci sono i precari a tempo determinato che normalmente tutti gli anni vengono assunti, più 50.000 personale in più. Abbiamo fatto bene il conto. Allora, cioè Gualtieri quando le darà? In questi gliela giorni. Già data magari, però quando gliela darà? No, in questi giorni. L'ascensore del quarto piano. In questi giorni, perché il decreto per i 50, cioè per il miliardo in più subito per l'organico, noi l'abbiamo mandato, aspettiamo soltanto la firma del MEF. Bene. Quindi allora, a giorni si saprà anche questo, sì, il numero esatto. Si saprà anche questo. Terza telefonata, Daniela Fiorentini da Roma. È l'insegnante di un istituto comprensivo e ci spiega le classi prima del Covid, quindi a fagiolo erano già troppo numerose. Abbiamo chiesto al provveditorato di poter attivare una classe in più. La risposta che abbiamo avuto è stata non è possibile. Quindi sentiamo la sua voce, perché è veramente surreale, visto che c'è un'indicazione molto forte del Ministero con le linee guida, con i criteri di deroga che dovrebbero darvi questa possibilità. Prego. Sì, buonasera. Allora sì, velocemente lei ha risposto. Noi abbiamo fatto la richiesta per 10
classi del istituto comprensivo, la scuola media, 5 di francese, 5 di spagnolo, e lo ciclo scolastico ce ne ha date praticamente di spagnolo 4. La preside ha fatto una relazione molto dettagliata per chiedere nuovamente una quinta classe, ci è stato risposto di no. Noi adesso abbiamo due classi di spagnolo di 28 alunni, quindi completamente fuori, sono classi di 42 metri quadri, quindi possono contenere 23-24 alunni. Per la sicurezza non parliamo di distanziamento del Covid, una classe di 26 alunni con un disabile grave, e la ministra sa benissimo la situazione per cosa significa lavorare anche qui comunque completamente fuori legge, perché appena raccontato. E una di 22 con due disabili gravi e due bambini sordi. E questa è la situazione. Non c'è stata la classe, noi non sappiamo come fare, ministra. Se lei ci risolve il problema ci fa un grandissimo favore, perché veramente siamo in grave difficoltà anche nell'apertura della scuola, perché distanziamento non se ne parla, ma ripeto, la situazione è quella anche a livello di sicurezza. Eppure ci è stato detto che non era possibile. Allora, tutte queste assunzioni dove vanno? Grazie, prego ministro. Anche questa è una domanda molto interessante, perché la docente dice c'è un problema di sicurezza, e qui faccio riferimento all'81 del 2008, che non è mai stato rispettato negli ultimi anni nelle scuole, perché si parla di un metro... Mi spieghi, perché io non conosco tutto memoria. Sì, in poche parole... Cos'è l'81-2008? Allora, in poche parole così, sì, ci sono, come dire, dei metri quadri che sono previsti di spazio per gli studenti, a seconda dell'età che hanno. Sì. Questa roba è stata letteralmente ignorata nel corso degli anni. Ora, il problema che è stato sollevato adesso si può risolvere in due modi. Uno è trovando spazi alternativi, dove hai lo spazio sufficiente per mettere quelle persone. E quello che te sta facendo con i tavoli regionali. È quello che stiamo facendo con i tavoli regionali, perché sono gli enti locali proprietari degli edifici scolastici, e il ruolo degli enti locali oggi è fondamentale. Fondamentale. Questa è l'ipotesi A. L'ipotesi B è che con quei docenti e quel personale ATA di cui parlavo adesso in più, si possa pensare anche in alcuni casi a rivedere, come dire, la composizione della classe. Io però so che questo ad alcune famiglie non piace, perché significherebbe smembrarlo il gruppo classe in due parti, mentre quello che stiamo provando a fare è garantire l'unitarietà del gruppo classe. Però queste sono le due ipotesi: o spazio alternativo per far sì che tutti ci rientrino nel rispetto del distanziamento, oppure una suddivisione in due, ma so che questo non è gradito. C'è una domanda in più. Oggi la Repubblica ha fatto un'inchiesta interessante, sempre sulla scuola, didattica online, le nuove regole, il professore interrogherà dalla classe. Allora, c'è un punto proprio che le volevo chiedere, perché riguarda anche qui delle linee guida molto precise che voi avete dato. Il Ministero, dice Repubblica, a fronte di una didattica a distanza che non è presente sul contratto di lavoro, e ricordando, diciamo, il periodo di marzo-giugno basato appunto sul fatto che i docenti hanno fatto del volontariato sostanzialmente, perché non gli era imposto di farlo. Erano pagati a fine mese. Erano pagati... certo, quindi però, hanno fatto dei grandissimi sacrifici, hanno dato una mano enorme alla scuola, però a fine mese erano pagati. Ecco, ma come si costruiranno gli orari per la didattica a distanza, prevedendo anche magari delle lezioni extra al pomeriggio? Cioè, perché se davvero le scuole superiori punteranno tutto sulla didattica a distanza, vuol dire, primo, che gli studenti se ne staranno a casa, e secondo, vuol dire che dovranno essere rimodulati completamente tutti gli orari. Sorrido, Parenzo. Questo è una inchiesta che ha fatto oggi la Repubblica. E che io stamattina sono stata costretta in parte a smentire anche sui social, perché mi dispiace, si può scrivere tutto però fino a un certo punto. E allora spieghiamo il perché alcune cose sono state smentite. In quell'articolo c'era scritto che per una settimana gli studenti stanno a casa, sì, e per una settimana stanno a scuola. In base all'autonomia scolastica possono decidere così alcuni istituti. Non fanno così alcuni istituti, perché se si parlasse con i diversi dirigenti scolastici, come stiamo facendo, e io li sto incontrando e sto parlando con loro, si capirebbe che la didattica digitale integrata è complementare alla didattica in presenza e verrà usata, se verrà usata, solo per gli studenti più grandi, perché sennò le famiglie iniziano ad aver paura. Superiore, certo. Non parliamo dei bambini, non parliamo della scuola che prima si chiamava media, ok? Secondaria soltanto superiore. Soltanto le secondarie superiori in via residuale, ok? Integrata la didattica in presenza. Faccio un esempio per far capire.
quello che stanno facendo alcuni dirigenti scolastici. Ipotizziamo una classe da 24 persone, ad esempio mi ha fatto un dirigente, mi ha detto: io in quella classe riesco a inserirne 20, quindi o trovo lo spazio alternativo in cui entrano tutti, sì, e 24, oppure 4 di loro una volta alla settimana si collegano da casa, una volta alla settimana. Non che una settimana stanno a casa e una settimana vanno a scuola. Con quale computer glielo fornirete voi? Glielo forniamo noi, come abbiamo fornito a tantissimi studenti con più di 180 milioni di euro. Ma l'impegno è anche questo però, di fornire. Avete calcolato quanti computer dovete rifornire? Ma se abbiamo fornito i nostri studenti durante il periodo del lockdown a tantissimi di loro di computer, con 180 milioni che abbiamo investito, portati dai carabinieri, sì, e dalla protezione civile che ringrazierò sempre. Abbiamo adesso fatto un bando PON per 236 milioni di euro per comprare libri gratis, i device agli studenti e agli insegnanti meno abbienti, e anche in via residuale abbiamo messo anche per gli insegnanti precari. Io vorrei tanto che si smettesse di fare elucubrazioni mentali. Interpretazioni proprie, interpretazioni proprie rispetto ad un testo che forse io ho anche qui, le linee guida per la didattica digitale integrata, dove non troverete da nessuna parte che gli studenti presteranno. Glielo regalo. Me lo regala e glielo, se Maria mi prende il credito da qui alla settimana prossima me lo ristudio. Assolutamente. E se sbaglio, sì, lei mi segna e mi rimanda. Però, a settembre. Ascolti, però è fondamentale dare delle informazioni corrette in questo momento alle famiglie. Ministro, perché lei io dà, di dover, sì, tutte le mattine svegliarmi e leggere delle interpretazioni proprie rispetto a bozze di documenti. Questo spazio lo chiarisce. Hanno scritto stamani. Benissimo, no, però, l'ho chiarito. No, c'è volevo un altro fare aspetto. Una domanda. Un attimo, sì, c'è un altro aspetto di quell'articolo che non va. Hanno scritto che imponevamo dall'alto ore da 45 minuti. Anche qui, io vorrei ricordare che... Le lezioni possono essere di 45 minuti, sì. Non lo abbiamo scritto noi. La vado a leggere quel documento. Ce l'ho. Il nostro documento, perché gli articoli non si fanno sulle bozze, si fanno sui documenti ufficiali. Finiti questo e ufficiali. Questo è giusto. Lei ci ha aggiornato nelle ultime puntate sui tavoli che ha fatto. Quante regioni mancano e dove sono le criticità? Perché non posso credere che tutto sia andato bene come nei primi giorni. Lei ci ha detto che in Molise, in Abruzzo tutto è andato benissimo. Quante regioni mancano e dove sono i problemi più seri? Allora, io ne ho girate abbastanza di regioni e continuerò anche nei prossimi giorni. All'incirca le richieste sono sempre le stesse. Gli enti locali mi dicono che stanno lavorando bene, che c'è qualche problema sugli spazi, ma li stiamo risolvendo. Però a noi dalle grandi città arrivano molte segnalazioni. Roma, ci sono le criticità. Milano, Roma, forse. Io ringrazio il sindaco Virginia Raggi perché ha fatto anche un protocollo con il vicariato di Roma. Noi stiamo collaborando con tutti. Ma tutti dove quanti ci sono i problemi fra le regioni che ha girato, quelli più grossi da risolvere? No, guardi, sono gli stessi all'incirca, qualche problema di spazio e poi chiedono gli organici. Anche qui però... E forse io, però al sud, ministro, qualche problema di struttura c'è. Non si può completare perché manca ancora il pezzo degli organici, cioè lei ancora non sa se 50 o 80 saranno dei numeri vidimati dal Ministero dell'Economia. No, 50 sono numeri vidimati perché abbiamo i soldi. Perfetto. Un miliardo adesso e poi arriverà l'altro miliardo e tre di cui buona parte quindi verrà utilizzato per l'organico. Quando torna la prossima settimana saprà se avrà gli 80.000? Spero proprio che il MEF per la prossima settimana ci risponda. Però veramente io vivo, mi sembra di vivere in un mondo parallelo. Io giro ai tavoli regionali e gli enti locali mi dicono che le cose vanno molto molto bene, si stanno facendo i lavori di edilizia. Poi la mattina leggo i giornali e c'è scritto tutt'altro. Vabbè, non io sarà vorrei, un complotto. No, però vorrei che... Sì, venite con me, girate con me le regioni, sentite le parole dei sindaci e dei presidenti delle province e dei dirigenti scolastici. Va bene, inviteremo l'ottimo collega Corrado Zunino alla prossima puntata. Così vi è invitato a fare un giro pedagogico. Ma ci andrà, ci va sicuro. Grazie ministro. Intanto, mentre la salutiamo, ci colleghiamo con Lampedusa perché è in corso, come abbiamo raccontato, questi immigrati vengono imbarcati e portati da Lampedusa. Eccolo qua il momento. Allora, Elena Testi, grazie. Vai.
Sì, David, questo è l'ultimo gruppo di migranti che stanno imbarcando, sono 80, viaggio durerà 8 ore, ci hanno confermato che loro sbarcheranno invece a Porto Empedocle e non a Pozzallo come 147 invece imbarcati dalla corda costiera, ma ve li faccio vedere, eccoli lì che attendono di entrare all'interno della nave che appunto vi dicevo li porterà a Porto Empedocle. Da qui verranno smistati nei vari centri di accoglienza. Grazie Elena, sono quasi le 23 e quindi senza alcuna ironia non ci sono né barboncini né altro. Ma dobbiamo semplicemente andare in pubblicità alle 23. Francesca Mannocchi tra poco sarà con noi, eccola, eccola qui. È già collegata, a fra poco, restate inchiodati. E Gherardo Colombo ovviamente. Sono le 23 ed è una delle pagine più intense del nostro programma, con noi Francesca Mannocchi, giornalista che avete apprezzato in tutte queste settimane, ma anche dell'edizione precedente per i suoi preziosissimi reportage. Stasera con Francesca Mannocchi torniamo in Libia, vedremo dei documenti veramente interessanti che ha girato, e con noi c'è anche Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani Pulite, oggi impegnato in un lavoro anche all'interno delle scuole di formazione e informazione rispetto al diritto, ma non solo, perché lo abbiamo visto leggendo i giornali in questi giorni, entro l'autunno una nave umanitaria al 100% italiana solcherà il Mediterraneo, è frutto del lavoro che l'associazione Rescue People Saving People, di cui è presidente onorario proprio Gherardo Colombo, e quindi grazie a questo lavoro ci sarà anche questa nave italiana a salvare i migranti. Io partirei però allora proprio da Gherardo Colombo per capire come nasce questa iniziativa e soprattutto cosa lega anche il suo passato di magistrato alla vita in mare. Beh, cominciamo dalla vita in mare. Il mio passato di magistrato è poco legata, anzi non è legata alla vita in mare. Io ho sempre fatto il giudice o il pubblico ministero a Milano e poi ho concluso, prima di dimettermi, ho passato 2 anni in Corte di Cassazione a Roma. Quindi sono sempre stato un magistrato di terra. Come è nata questa iniziativa? Ma la mia partecipazione, posso dire, è nata da una riflessione, quando parlando con alcuni conoscenti, con alcuni amici, della eventualità di fare qualche cosa in proposito, la domanda che mi sono fatto è stata: ma se io stessi per annegare, mi piacerebbe che qualcuno venisse a salvarmi oppure no? Mi sono dato la risposta e la risposta è stata sì, certo che mi piacerebbe che qualcuno venisse a salvarmi. E allora, di fronte al fatto che ci sono persone che annegano con una certa frequenza peraltro nel Mediterraneo, anche la risposta all'eventualità di mettere in mare una barca, una nave per aiutare le persone che annegano è stata una risposta positiva. Come vi sostenete dal punto di vista economico? Questa è una, diciamo, una questione che anche molti si sono posti leggendo questa bella iniziativa. E ci sosterremo attraverso la ricerca di fondi. Per me l'ideale sarebbe trovare qualche migliaio di persone, 2,5 milioni di persone disposte a dare 1 euro ciascuno. Sarebbe un ideale perché vorrebbe dire che tante persone hanno così la sensibilità, la voglia, hanno presente il problema, vogliono salvare le persone che annegano. Poi sarebbe, credo, anche troppo difficile, no, riuscire a percorrere questa strada. Quindi ben venga qualsiasi altra fonte che ci aiuti a raggiungere il nostro obiettivo. Noi stiamo già abbiamo presentato la nostra iniziativa ieri, no? E già oggi stiamo ricevendo, no, delle risposte positive da persone, da tanti singoli, da tante persone che sono molto vogliose di partecipare a questa iniziativa, anche sotto il profilo del profilo finanziario, insomma. Bene, del finanziamento. Abbiamo promosso l'iniziativa dell'anno scorso con cui nacque una nave umanitaria, siamo contenti di tenere a battesimo, aiutare
diffondere la notizia di quest'altra iniziativa. Francesca, tra poco mostreremo due tuoi reportage sulla Libia. Improvvisamente, dopo un momento di vuoto, sembra che la vicenda di Salvini e di Open Arms abbia riattivato improvvisamente la curiosità e l'interesse mediatico per quello che sta accadendo. Allora, ci fai una fotografia che introduce questi servizi? Cosa sta accadendo nel Mediterraneo? Che cosa regola e con quale intensità, secondo te, il nuovo flusso dell'immigrazione in Italia? Ma guarda Luca, io partirei dai dati più recenti su quello che accade a terra e in mare. Dunque, la settimana scorsa tre migranti sudanesi riportati pochi giorni fa, tre migranti sudanesi riportati indietro dalla Guardia Costiera di Garabulli, riportati indietro dal Coms, che è una città che sta a metà strada tra Tripoli e Misurata, sono stati uccisi mentre tentavano di scappare. Altri quattro sono stati feriti. 23 persone erano in tutto circa 70, 23 persone sono state riportate in detenzione, le altre sono scappate e scomparse. Un mese e mezzo fa a Midda, che è una città nell'entroterra libico, dei trafficanti hanno ucciso dentro a un centro di detenzione illegale 30 persone migranti originarie, quasi tutte del Bangladesh. Era un centro di detenzione illegale dove erano state ritrasferite dopo essere state riportate indietro sempre dalla Guardia Costiera dopo un tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale. Ti passo in ultima rassegna citando le dichiarazioni dopo l'uccisione dei tre sudanesi l'altro giorno di Federico Soda, che è il capo missione dell'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni in Libia, che ha parlato, ha detto: le sofferenze patite dai migranti in Libia sono intollerabili, l'utilizzo della violenza eccessiva ha causato ancora una volta morti senza senso in un posto in cui non ci sono segnali di cambiare un sistema che garantisca protezione. Il giorno dopo l'UNHCR, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha pubblicato un report che si chiama "In questo viaggio a nessuno importa se vivi o muori", dove viene testimoniato, quindi appunto non retroscena, ma testimoniato, che nel solo 2020 6.200 persone migranti sono state vittime di abusi in Libia, 72 morti al giorno nel 2018, al mese, scusate, nel 2018 e nel 2019. Bene, non dire tutto adesso. Facciamo parlare le immagini, vediamo questo tuo lungo e bellissimo reportage che siamo orgogliosi di ospitare e poi completalo con le informazioni che già ci hai squadernato e che sicuramente ci aiutano a capire. Sono passati tre anni da quando l'Italia, con l'allora governo Gentiloni, ha firmato con la Libia il memorandum d'intesa. Era la primavera del 2017. Obiettivi dell'accordo: finanziare, addestrare e dotare di mezzi la Guardia Costiera libica, combattere il traffico di esseri umani e migliorare le condizioni dei centri di detenzione. The water no good. The water no good. When we came here to be here, no food, no water, no anything. Molte cose sono cambiate da allora, a terra, in Libia e sui tavoli delle alleanze. Poche cose, invece, sono cambiate nelle vite delle persone migranti bloccate nel paese. Ad aggravare le loro condizioni, la guerra lanciata nel 2019 dal generale Khalifa Haftar contro le forze di Fayez al-Sarraj. Questo è uno degli uffici dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a Tripoli, la scorsa primavera. La guerra era ancora in corso. Assad era lì con la moglie e le sue bambine. المهرب نصب علينا وخد فلوسنا ووداني في مكان مجهول
حجزونا في الزاوية مكان منطقة هيك شبه مزرعة يعني أصلاً بعيدة من الناس هي الزوارغ اللي بتنطلق في الموية لكي تصل أوروبا ذاك كمينا حكاية أسبوعين ففضلوا يساوموا فينا بالفلوس وقل لنا إن تبدي روحك أدفع فلوس لتخرج ما تبيش روحك فنحن ما عندنا شيء هنا تقعد هيك جوع وعطش لحد ما تموت فكك ما عندكش حد تضرب لأهلك في السودان في أي مكان يجيبوا فلوس ونحن نطلق سراح كانوا معانا عدة أسر منهم أطفال ونساء ورجال فتعرضنا على ذل وإهانة وضرب ولزع بالكهرباء واغتصاب النساء وتعذيب الأطفال الصغار ربي يسهله خلاص حتى مرات بروح هيك ندمع يعني بروح هيك نلقى نفسي يعني بندمع يعني. Molti centri di detenzione ufficiali sono stati chiusi. Un anno fa erano 30, oggi 11. Ma nessuno sa quanti siano i centri di detenzione illegali, quelli gestiti dalle milizie, né quante persone vi siano trattenute. Garabulli si trova a metà strada tra Tripoli e Misurata, è una delle aree da cui partono i gommoni che attraversano il Mediterraneo. Ahmed è uno degli anelli del traffico di uomini della zona occidentale della Libia, organizza gommoni da anni. Ci conduce nelle strutture in cui i migranti aspettano che ci sia mare buono, prima di partire. بعد الاحداث قصدي تعرض للدمار وخشوا فيه ميليشيات وقصه زي هذه واحده من الاماكن اللي يتم عن طريقها التهريب عرفتوا لكن ما فيش اقامه يعني ما يدروش فيه في اقامه يجيبوا فيهم ساعات معينه في الليل وفيهم خاصه ساعات متاخره في الليل يعني لما في يعطوا فيه مميه حاجات خفيفه وما يقعدوش حتى اربع ثلاث ساعات كي Le Nazioni Unite hanno ripetutamente dichiarato che la Libia non possa essere considerata un porto sicuro. Queste sono le immagini di uno sbarco notturno al porto di Tripoli. Le persone in stato di detenzione, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sono circa 2.500. Eppure, da gennaio sono state riportate indietro in Libia più di 6.000 persone. Significa che molte delle persone riportate in Libia dalla Guardia Costiera spariscano dai radar, rischiando di finire in mano a gruppi armati e milizie, sottoposti a estorsioni, rapimenti. Per gli altri si sono aperte le porte dei centri di detenzione, come questo a Tariq al-Sikka. How long have you been here in Libya? Me. I'm here 3 years now. 3 years? Yes. Please, go back. Please, don't go back. Come on, everybody, don't go back. El Mabrouk Abu Lafid è il capo del DCIM, il dipartimento del Ministero dell'Interno libico che gestisce o almeno dovrebbe gestire i centri di detenzione. Lo abbiamo incontrato a Tripoli la scorsa primavera. La guerra ha attirato a tutti i campi della vita in Libia. Non sono i centri di detenzione. الحرب أثرت على سياسة واستراتيجية وشغل وزارة الداخلية أثرت على كل مناحي الحياة بالنسبة للليبيين وبالأكيد يعني أنها أثرت على نمط المعيشة داخل مراكز اللواء الإمكانيات أو الموارد شحت أو قلت لأن الحرب أدت إلى أن وزارة الداخلية تتجه ولكن قاعدين نشتغلوا بالحد الأدنى وفق الإمكانيات المتاحة الوضع وفق الظروف الحرب يعتبر وضع غير مثالي ولكن مقبول. I posti dove in cui sono detenuti i migranti sono tutti sotto il controllo del DCIM o ci sono delle strutture che non sono sotto il vostro controllo? أكيد في مراكز خارج السيطرة واللي تشمل شمال شرق ليبيا بالكامل. وجزء كبير من الجنوب من الصعب قلنا تحديد عدد المراكز لأن في مناطق شاسعة من خارج السيطرة بالنسبة للحكومة الشرعية
الشرق بالكامل والجنوب بالكامل، لكن نقدر نحصره في المنطقة الغربية 9 مراكز إيواء تحت السيطرة وتتبع الحكومة أو وزارة الداخلية، بالإضافة لمجموعة مراكز ما نقدرش نسموها مراكز، هي يعني نقاط احتجاز. Chi dovrebbe controllare i centri di detenzione ammette che ci siano delle aree in cui il governo non ha controllo, luoghi di abusi, torture, luoghi in cui rischia di finire anche chi è arrivato in Libia fuggendo da altre guerre e non sa più come uscire dal paese, come Mohammed, scappato dalla guerra siriana, ora ostaggio di quella libica. I am a Syrian refugee. I came to Libya in 2013. My house in Syria bombed there. I was about to die with my children there. One of my brother went by sea 3 years ago and more. Now he is in Sweden. He is safe. But because I am an educated person, I don't believe in illegal actions. Everything should be legally. I stay here, and my brother there, he told me, okay, let your legal theory good for you. I am here safe, and you are there suffering. I'm afraid that the last choice for me is to go as he did with the sea. I don't want to do that. I registered here 2 years and a half. With UNHCR? Yes, I am suffering, waiting for nothing. I am waiting for nothing. When you think about sea, what do you think? Two ideas. Because some of my friends went there and they died in the sea. Really, some of them, I remember them, doctors, they died in the sea. I am afraid of that, but really, I can't do this. Is very, very worse than death. I am afraid that sea will be for me the last choice. I am afraid, but I am. Francesca, quel signore siriano in quella bellissima testimonianza che forse è la risposta alla prima parte della nostra puntata, dice waiting for nothing, aspettando il nulla perché la sua via legale non ha sortito effetti. Cosa ti sentiresti dire sulla polemica che abbiamo avuto, i barboncini? No, mi sembra che qui si tocca con mano invece la dimensione di un dramma, anche con persone che hanno forti livelli di istruzione, che vogliono in un inferno come quello mantenere le regole, rispettare le regole. Sì, io credo che la testimonianza di Mohammed ci racconti che c'è un po' troppo rumore di fondo sulla discussione sul fenomeno migratorio. E in 2 minuti Mohammed ci dice che lui è di fatto un rifugiato perché è siriano, scappa da una guerra, una famiglia, è intrappolato in un'altra guerra. Se volessimo accettare, diciamo, io sono un po' recalcitrante ad accettarla, ma insomma, se volessimo accettare la distinzione tra chi fugge dalla guerra e migranti economici, ecco, Mohammed farebbe perfettamente parte di quelle persone totalmente vulnerabili, deputate a essere portate via ieri, non domani, da una situazione come quella libica. Tuttavia sono 2 anni e mezzo che è registrato, come ha mostrato nel video con l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e tuttavia non ci sono modi legali per portarlo fuori dal paese. Dunque
Quando parliamo delle rotte che ripartono, le rotte ripartono perché in mare non c'è nessuno, le rotte ripartono perché non ci sono politiche di resettlement, le rotte ripartono perché la IOM afferma 2500 persone che non riescono a essere rimpatriate, quelle che vogliono essere rimpatriate, le rotte ripartono anche perché noi ci ostiniamo a definire le prigioni solo lager, la guardia costiera solo fatta di trafficanti e delinquenti, la Libia solo come un inferno, eccetera. Anche questo danneggia la discussione pubblica, perché non è vero che in Libia sono solo delinquenti e non è vero che in Libia ci sono solo trafficanti. La Libia è un paese complesso che merita una discussione complessa e non ipersemplificata come purtroppo la stiamo facendo da 3 anni a questa parte. Colombo, su questo punto però voglio chiederle, visto che lei è uomo di diritto, una cosa molto specifica. A suo dire è giusto aver rifinanziato quella missione per la quale noi continuiamo a finanziare, diciamo, la guardia libica con delle funzioni di monitoraggio e controllo? In realtà, come abbiamo visto, è la stessa guardia libica che poi spara ai migranti. Quindi dal suo punto di vista è stato corretto rifinanziare quella missione? Guardi, io mi spiace, non vorrei apparire scortese, ma di questo argomento non vorrei parlare, perché noi giusto ieri abbiamo presentato questa idea di mettere in mare una nave per salvare le persone. Se parliamo di altro, perdiamo proprio, mettiamo in controluce, insomma, non vediamo quello che è il problema che vogliamo risolvere noi, l'interrogativo. Al quale, secondo me, e credo secondo Rescue in generale, è assolutamente necessario rispondere. Possiamo risolvere i problemi che sono legati alla migrazione facendo annegare le persone? Questo qua è il tema. Questo è il tema al quale noi vorremmo rispondere salvando le persone che annegano. Poi tutti i problemi che ci sono a monte e che ci sono a valle, e cioè che ci sono in Libia e che ci sono in Italia, ma va benissimo, anzi è necessario che si approfondiscano, è necessario che se ne trovi una soluzione. Però non parlando della funzione di rescue, e cioè non parlando del problema che a mio parere sta prima di tutti. Salvataggio, le persone benissimo. Che annegano, si salvano o non si salvano? È giusto che Colombo si occupi di questo, ma è giusto che con Francesca Mannocchi andiamo a guardare l'altra per faccia carità. Di questo problema che ovviamente devasta quella regione, e la parola è semplice, dritta, ed è guerra. Sono passati quasi 10 anni dalla rivoluzione che nel 2011 ha deposto l'ex rais Muammar Gheddafi. Da allora la Libia ha vissuto anni di instabilità, una guerra civile permanente che in 9 anni si è trasformata in una guerra per procura tra potenze regionali e internazionali. Febbraio 2020, Tripoli festeggia il 9° anniversario della rivoluzione in Piazza dei Martiri, quella che un tempo era la Piazza Verde del Rais. In strada, oggi come nel 2011, le immagini dei giovani uccisi al fronte, stavolta quello a sud della capitale. Queste fotografie ritraggono volti dei giovani morti combattendo contro le truppe del generale Khalifa Haftar. Quanti anni aveva? Il
È il 4 aprile 2019 quando il generale Haftar lancia un'offensiva militare per conquistare la capitale Tripoli. La guerra è durata più di un anno fino allo scorso giugno, quando le forze di Fayez al-Sarraj, sostenute dalla Turchia, hanno avuto la meglio sull'uomo forte della Cirenaica. La guerra di Tripoli è stata una guerra feroce, ha distrutto interi quartieri a sud della capitale, colpito centri di detenzione per migranti, cliniche e ospedali, abitazioni civili, scuole e provocato 400.000 sfollati interni. للمدنيين اللي موجودين في المنطقة هذه تهجروا بسبب القذائف العشوائية التي أطلقتها مجرم الحركة العائلات اللي تهجروا. Come queste famiglie che oggi vivono in edifici abbandonati senza acqua né elettricità. قصف ولا صاير ضرب تبعش الغالب هذا اللي طيلة المية المجاري لها نزلة في البطارية تاع سيارتي باش نشعلوا فيها الضيلة لأنه ما فيش إنارة. توفى طلعت من الوفاة قعدت أيام العميد تاع البلدية تاع هذا اللي ماسك الواحد طلعنا منه والله قفا على الفجر أقسم لك بآيات الله حتى بساطات ولا أي حاجة طلعتها. Anche se la capitale è ormai sotto il controllo del governo di Sarraj, la guerra è tutt'altro che finita. Due settimane fa il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha scritto: «Temo che il conflitto in Libia sia entrato in una nuova fase con interferenze straniere che hanno raggiunto livelli senza precedenti, anche nella fornitura di attrezzature sofisticate e nel numero di mercenari coinvolti nella lotta, in violazione del diritto internazionale». La guerra in Libia è di fatto ormai una guerra per procura. Il governo riconosciuto dalla comunità internazionale di Fayez al-Sarraj è appoggiato da Turchia, Qatar e dall'Italia e il generale della Cirenaica sostenuto da Russia, Egitto, Emirati Arabi e Francia. Fino ad oggi ogni mediazione diplomatica è fallita. Queste immagini al fronte sono state girate qualche settimana dopo la conferenza di Berlino, che avrebbe dovuto guidare il paese verso un cessate il fuoco. La guerra ora si è spostata nell'area della mezzaluna petrolifera, al centro, come sempre nel paese nordafricano, gli interessi energetici. A oggi, la chiusura dei pozzi petroliferi da parte delle milizie vicine al generale Haftar ha provocato perdite alle entrate libiche per 6 miliardi di dollari. È in questo contesto sempre più precario che deve muoversi e ritrovare spazio la diplomazia europea. Allora, una guerra per procura, ci dice Francesca Mannocchi, una guerra che continua a intensità diversa, non finisce neanche quando i proclami lo dicono, ma arriva una notizia che proprio a quest'ora cade a fagiolo, sembra rispondere al filo conduttore di tutta la nostra puntata. Attenzione, perché è stata raggiunta, caro David, l'intesa fra il ministro Lamorgese e le forze della maggioranza per superare, Francesca Mannocchi, attenzione, per superare i famosi decreti sicurezza di Salvini. E la prima cosa dovrebbe essere, lo dico a Gerardo Colombo, la cancellazione delle multe milionarie alle navi dell'ONG e l'allargamento delle possibilità di accedere alla protezione umanitaria. Però questa intesa raggiunta oggi viene ratificata a settembre e secondo me questo
può creare un problema, perché non credo che Salvini resterà con le mani in mano. Pubblicità e riprendiamo da qui con un commento al volo anche su questa, tra poco. E allora sul finale di questa trasmissione, dopo aver visto i reportage della nostra Francesca Mannocchi, chiedo in chiusura a Gherardo Colombo di commentarci questa notizia di cui davamo conto poco fa, cioè dell'accordo tra il ministro Lamorgese e la sua maggioranza. Se ne discuterà, è vero, a settembre, ma da queste prime indiscrezioni, tra i punti di novità si segnalano la cancellazione delle multe milionarie alle navi ONG, e questa può essere una buona notizia per il presidente dell'associazione di Gherardo Colombo. Noi la nave non ce l'abbiamo ancora, da qui a settembre di tempo ce n'è abbastanza, poi chissà quando, io credo che ci vorrà un pochino di tempo perché riusciamo a diventare operativi. A me preme molto, moltissimo che proprio ci si concentri su questo aspetto, perché vede, è proprio l'inizio degli inizi, a parte il fatto che si potrebbe anche approfondire il discorso, andare a vedere quanto la nostra Costituzione ci indirizza, la Costituzione è la nostra prima legge, è molto inclusiva, ha come punto di partenza proprio il riconoscimento e quindi la tutela della dignità e quindi anche della vita di tutte le persone, di tutte le persone. Ecco, quanto sia importante rispondere, io direi sinceramente, con attenzione alla domanda: cosa facciamo se una persona annega? Grazie. Grazie dottor Colombo, la risposta alla vostra iniziativa. Francesca Mannocchi, solo in un telegramma, ha appena twittato Silvio Berlusconi: sono molto preoccupato e il rischio di una seconda ondata ai contagi è sempre più grave e i flussi migratori rappresentano un pericolo soprattutto ai danni delle regioni del sud dove arrivano gli sbarchi. Cosa ti senti rispondere a questa strana rispetto al passato, insomma un tweet quasi salviniano di Berlusconi? Che dovremmo tutti dedicarci di più a studiare i numeri. Grazie. Che grazie. Smentiscono questi contagi. Allora in onda torna domani Parenzo, che è ancora lucido a quest'ora, vi dice chi è l'ospite di domani. Ci vediamo domani. Io sono lucido, però non voglio togliervi la sorpresa di accendere la televisione alle 20:35 e di scoprire i grandi ospiti di domani sera. Che Gigi sia con voi.